Allora, buonasera a tutti. Iniziamo questa serata che è la quarta del ciclo organizzato dalla cooperativa Articolo 32, Stili di vita e prevenzione. Sono 10 incontri che spaziano in vari argomenti. Abbiamo distribuito i volantini con le date. Io vi dico solo che dopo questa sera il prossimo incontro sarà il 12 di aprile a Fossombrone, nella cripta di Sant'Agostino, con un argomento altrettanto importante rispetto anche a quello di cui parliamo stasera, che è la violenza sulle donne dal corpo violato al corpo amato. Ci sarà una psicoterapeuta, la dottoressa Puskas, che opera nel centro antiviolenza di Pesaro. Venendo alla serata di questa sera, è una serata molto importante perché parliamo di un tema veramente molto attuale che nell'ultimo periodo ha creato anche a livello di mass media ha creato anche momenti di, come posso dire, di polemica, no? E questo non ha fatto altro, io faccio il medico di base, quindi a volte capita che le mamme vengono a portarmi un po' le loro preoccupazioni, non ha fatto altro che creare molti dubbi nei genitori che devono sottoporre i propri figli alle vaccinazioni. Noi stasera abbiamo organizzato questa serata dove avremo la presenza di tre esperti che vi presenterò tra poco, e cercheremo con molta serenità di rispondere anche ai dubbi che voi eventualmente ci potete portare. Quindi ci sarà un momento, insomma, in cui verranno fatte delle relazioni dagli esperti, dopodiché lasceremo spazio alle vostre domande e ai vostri interventi molto liberamente. Quindi vi presento i tre relatori della serata. Partiremo con la relazione della dottoressa Maria Cristina Bencoboni, che è una pediatra. Dopodiché parteciperà alla serata, purtroppo ha avuto un inconveniente perché doveva tornare da fuori, il dottor Imperatori Luca, che è oncologo medico ed esperto in medicina integrata. E poi abbiamo anche la presenza del dottor Marco Monaldi, che è un dirigente medico del servizio igiene e prevenzione dell'area Vasta 1. Io mi fermo qua, nel senso che ringrazio prima di tutto anche i relatori che hanno dato la loro disponibilità questa sera, e partiamo subito con la relazione della dottoressa Bencoboni. Buon ascolto. Buonasera a tutti, io sono Cristina Bencoboni, sono una pediatra di Montefelcino, però da tanti anni vivo fuori, vivo a Matera e ho esercitato negli ultimi 30 anni a Matera, per cui sentirete un accento non proprio marchigiano, abbiate pazienza. Allora, ringrazio Alfredo Sadori, Patrizia Patrizi per avermi invitato e tutti i soci della cooperativa, di cui non conosco il nome uno per uno, per avermi invitato stasera a tenere questa relazione. Io sono una pediatra e sono favorevole alle vaccinazioni perché ritengo, come recita anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la scoperta scientifica delle vaccinazioni sia una delle scoperte mediche e delle procedure mediche più importanti per la storia dei nostri bambini, paragonabile sul piano all'impatto sociale alla potabilizzazione delle acque. Se voi pensate che nei paesi in via di sviluppo si muore perché non c'è l'acqua potabile solo per questo motivo, ecco, questa, la vaccinazione, ha la stessa importanza. Tuttavia, purtroppo, negli ultimi anni abbiamo avuto un calo delle vaccinazioni. Io ho riportato questo grafico che è dell'Istat, è dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci fa vedere come dall'anno 2012 in poi c'è stato un calo delle vaccinazioni, soprattutto per questa che vedete, la vaccinazione trivalente, morbillo, parotite, e per morbillo, rosolia e parotite, per cui siamo arrivati da un valore di circa il 90-91% di vaccinati a un valore che è intorno all'86%. Questo è una cosa molto grave. Perché? Perché questo calo delle vaccinazioni può far venir meno quella che si chiama immunità di gregge.
L'immunità di gregge è quella cosa per cui se i bambini sono vaccinati con una percentuale al di sopra del 90-95%, 90 per alcune patologie, 95 per altre patologie, anche se il virus circola un po', tutti gli altri bambini che per motivo X non sono vaccinati riescono a non essere ammalati, a non contrarre la malattia. Se l'immunità di gregge cala, come sta calando per il morbillo, ed è arrivata all'86%, questo permette la circolazione del virus selvaggio e quindi permette le epidemie di morbillo, per esempio, come ce ne sono state, oppure di rosolia. Vedete che gli ultimi dati, quelli che abbiamo alla fine del 2014, danno intorno al 95, anzi il 94,6,8, il dottor Monaldi ne sa più di me in questo senso, a livello nazionale le Marche sono al 93,7, così come per il morbillo a livello nazionale siamo all'86%, invece nelle Marche siamo all'81,4%. Questo è il calendario vaccinale, sono tutte le vaccinazioni che il Sistema Sanitario Nazionale ci offre, alcune gratuitamente, alcune non gratuitamente. E diciamo che le prime, queste che vedete qui, sono le prime che vengono fatte, cioè l'esavalente più lo pneumococco. Ci sono mamme giovani, vedo, quindi la prima vaccinazione che incomincia, la prima dose di vaccino che si fa al compimento del secondo mese, cioè dal 61esimo giorno al terzo mese compiuto, è questa: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B, HIV e pneumococco. Quindi sono 6 vaccini insieme su una coscetta, un vaccino sull'altra coscetta. Poi ci sono tutte le altre. Questo calendario è stato siglato nel 2014, anche se non si vede tanto bene, dalle principali Federazione dei Medici Pediatri, Federazioni dei Medici di Medicina Generale, Società Italiana di Pediatria, Società di Prevenzione, eccetera, ed è stato ratificato anche nel 2015. Le vaccinazioni, lo sapete, si dividono in obbligatorie e in facoltative. Le obbligatorie sono queste 4, le facoltative sono tutte le altre. Però queste prime due, l'antipertosse e l'antiemofilo, sono associate alle 4 obbligatorie e quindi determinano quindi la vaccinazione esavalente, 6 antigeni per la prima vaccinazione. Facoltative, noi diciamo fortemente raccomandate, sarebbe meglio dire. C'è un'esperienza dal 2008 in Veneto e in Piemonte, che hanno, queste due regioni hanno tolto l'obbligatorietà della vaccinazione, cioè hanno lasciato liberi i genitori di dire sì o no, e comunque non c'è stato un calo delle vaccinazioni legato alla non obbligatorietà delle vaccinazioni in queste due regioni. Ora, vabbè, queste sono quelle offerte gratuitamente, poi magari ne parliamo. Ora, io come pediatra spesso mi sono sentita chiedere dalle mamme perché si inizia a vaccinare subito, ai 2 mesi, non è troppo presto? Allora, la risposta è no, non è troppo presto, perché a 2 mesi già il sistema immunitario del bambino è in grado di formare anticorpi contro gli antigeni che troviamo nelle vaccinazioni. Perché? Perché si è visto anche addirittura che i linfociti, che sono delle cellule che producono gli anticorpi, sono già presenti alla 14ª settimana di gravidanza. Non vengono utilizzati dal feto perché non ne ha bisogno, perché lui è protetto dall'utero e quindi dalla mamma. Però esiste la possibilità. E inoltre, soprattutto, non bisogna ritardare l'inizio, perché questo prolungherebbe il periodo in cui il bambino è suscettibile appunto a delle infezioni. Un'altra domanda è: i vaccini sono sicuri? Se intendiamo per sicurezza il 100% di totale sicurezza, cioè non effetti collaterali, no, non siamo sicuri, assolutamente no, anche perché i vaccini sono dei farmaci. Come tutti i farmaci, possono avere degli effetti collaterali, possono dare delle reazioni. Quindi non siamo sicuri, ma siamo, diciamo, piuttosto tranquilli. Perché? Perché è vero che c'è il problema delle industrie farmaceutiche che producono vaccini per guadagnarci sopra, ma come vedremo nella penultima slide, questo è vero relativamente.
Però è anche vero che esistono durante la programmazione e la progettazione di questi vaccini degli studi che saranno senz'altro commissionati dalle industrie farmaceutiche, ma non possono essere del tutto fasulli, e soprattutto dopo la immissione in mercato del vaccino ci sono degli studi durante i primi tempi in cui si fa questa vaccinazione, si mette sul mercato il vaccino, e questi studi di solito sono fatti dalle università, dai centri di ricerca che sfruttano per la loro ricerca dei finanziamenti di tipo statale, quindi asettici. Vi faccio un esempio velocissimo: c'è un vaccino anti-rotavirus. Il rotavirus è un virus che dà delle diarree di solito invernali e primaverili, che da noi non è tanto importante fare, ma nei paesi in via di sviluppo ha salvato milioni di vite già questo vaccino. Da noi non è importante perché noi abbiamo l'acqua potabile, abbiamo gli ospedali. In Africa questo non c'è. Non c'è acqua potabile, non ci sono ospedali, ci sono ospedali ma sono a pagamento, la gente non ha i soldi per andare in ospedale, i bambini muoiono a milioni. Allora, nel 1998 è stato messo sul mercato il primo vaccino. Dopo 9 mesi è stato ritirato perché dava un gravissimo effetto collaterale che si chiama intussuscezione, cioè una specie di invaginazione intestinale anche mortale. Quindi è stato ritirato immediatamente dal mercato. Quindi, come vedete, se ci sono delle reazioni importanti o gravi, i vaccini non vengono lasciati sul mercato così tranquillamente. Questo succede anche per tanti altri vaccini. E quali sono le reazioni di questi vaccini? Allora, ci sono delle reazioni banali molto frequenti, come per esempio il dolore nel punto di iniezione, l'arrossamento nel punto di iniezione, la febbre, l'irritabilità, alcuni danno diarrea, però questi sono frequenti, ma insomma sono tollerabili. Poi c'è qualche reazione allergica molto grave che si chiama shock anafilattico, che anche quella è potenzialmente mortale, ma per davvero sono rare. Ci sono delle gastrinopenie dopo la vaccinazione con morbillo, rosolia e parotite, con quella frequenza che vedete qui, uno ogni 30.000 vaccinati. Ci sono le convulsioni febbrili, gli episodi ipotonici e tipo responsivi, soprattutto questi per esempio davano questo tipo di effetto collaterale, i vaccini anti per tosse, quelli cellulari che c'erano fino al 91, questi nuovi lo danno molto meno. Però è logico che quando parliamo di queste reazioni e questi rischi dobbiamo sempre fare il confronto a quale rischio e quale reazione ci può dare la malattia per cui noi vacciniamo, che è sempre e sarà superiore a quella del vaccino. Esistono degli accertamenti preliminari, anche questo chiedono le mamme: si può vedere se mio figlio avrà una reazione? No, non si può vedere, non c'è nessun accertamento che ci dice se il bambino potrà o non potrà avere una reazione. Quindi è inutile fare tutti gli esami di questo mondo, anche costosi, HLA eccetera, perché non abbiamo questa possibilità. Nell'esavalente sono contenuti, adesso facciamo un excursus rapido, se sforo nei tempi mi fermi e ci fermiamo dove arrivo. Allora, nell'esavalente abbiamo detto che c'è la poliomielite. Sapete tutti che la poliomielite è una malattia, era per fortuna, però dobbiamo stare attenti, una malattia molto grave causata appunto da questi virus 1, 2, 3 che si trasmette con un circuito di tipo orofecale, quindi manine sporche in bocca eccetera eccetera. Però non si ferma al circuito orofecale, perché poi il virus va a livello delle cellule nervose, distrugge le cellule nervose e dà delle paralisi, soprattutto paralisi dei muscoli degli arti inferiori. In Italia abbiamo avuto l'ultima grossa epidemia di poliomielite appunto nel 1958, con più di 8.000 casi di poliomielite, di cui gli esiti sono questi. Voi avrete visto, noi avremmo visto delle persone con l'arto inferiore, appunto uno degli arti, quello più colpito, più piccolo dell'altro, e addirittura ci sono dei casi in cui l'arto è così invalidato che c'è bisogno di un tutore per deambulare. Quindi questi sono gli esiti della poliomielite quando la poliomielite non ha dato l'exitus, cioè la morte. I vaccini sono due, abbiamo il Sevin attenuato e il Solc. Il Sevin ha cominciato la vaccinazione in Italia nel 1964 ed era fatto con delle cellule virali vive attenuate. Ha dato qualche inconveniente, però ha salvato milioni di vite. L'ultimo caso
caso di poliomielite è stato nel 1982 in Italia autoctono, nel 2002 l'Europa ha dichiarato l'Italia free, polio free, libera dalla poliomielite. Da quell'epoca circa abbiamo cominciato a fare il SOLC. Il SOLC è un vaccino inattivato, quindi non è capace di dare una polio indotta dal vaccino, perché il virus è praticamente morto. Però esistono delle sacche di regioni anche vicino a noi, e soprattutto col fatto dei migranti molto vicino a noi, in cui ancora la poliomielite è endemica, e sono per esempio l'Afghanistan, il Pakistan, la Nigeria, e un anno e mezzo fa abbiamo avuto un'epidemia di poliomielite con morti in Siria. Quindi il vaccino va fatto, va continuato a fare, gli effetti sfavorevoli sono molto molto tranquilli. E il vaccino, come per tutte le esavalenti, nel corso del terzo mese, dopo 4-6 settimane, 11 mesi, poi si fa il richiamo a 6 anni. La difterite è un'altra malattia compresa nell'esavalente, così come il tetano. Qui la difterite è un germe, non è un virus, che produce una tossina molto importante, e che appunto invade il sistema nervoso, anche questo, e dà una paralisi dei muscoli, muscolo cardiaco, muscoli respiratori, e dà una mortalità del 5-10%. Qui vedete, i primi sintomi sono mal di gola, febbre e gonfiore del collo. Questa è la foto di una bambina con difterite. Non ne vediamo più tante, però l'anno scorso a giugno a Barcellona un bambino è morto di difterite. Un bambino che non era stato vaccinato, e l'ultimo caso di difterite in Spagna risaliva al 1987, quindi 30 anni fa. La vaccinazione è obbligatoria dal 39, è una tossina denaturata, quindi non ha grossi effetti collaterali. Si effettua sempre nel primo anno di vita le prime 3 dosi, poi si fanno dei richiami a 5-6 anni, a 11-12 anni, e poi sarebbe opportuno per tutti noi fare dei richiami ogni 10 anni insieme all'antitetanica, ogni 10 anni. Infatti anche l'antitetanica è una tossina prodotta dal germe che si chiama Clostridium tetani. È l'unica di queste patologie che non si trasmette da uomo a uomo, si trasmette attraverso il morso, per esempio, di un cane, attraverso l'infezione di una piaga da decubito negli anziani. In effetti adesso il tetano è molto molto più frequente negli anziani che nei bambini, perché i bambini sono quasi tutti vaccinati, e oppure con dei tagli, insomma. Quindi sarebbe opportuno che tutti gli uomini che maneggiano la terra, che maneggiano, che ne so, appunto ferro, eccetera, che le spore si trovano nel terreno. Quindi ogni 10 anni, anche questo poi vedremo, va rifatto. È l'unica malattia per cui non esiste l'immunità di gregge, perché non si trasmette da uomo a uomo. L'infezione, l'abbiamo detto, è mortale, anche questo invade il sistema nervoso centrale, la tossina, e la mortalità, vedete, è molto elevata. La vaccinazione è in auge dal 68, è costituito da un'anatossina tetanica resa innocua con dei procedimenti chimici, gli effetti sfavorevoli sono i soliti, e il vaccino si fa nello stesso modo, così come si fa per la difterite. Questa è, come potete vedere, i casi di tetano dal 1961 al 70, questa è tutta la popolazione, questa è la popolazione pediatrica. Via via, questo è stato il momento dopo in cui è cominciata la vaccinazione, via via abbiamo avuto una riduzione. Questa invece è la mortalità da 0 a 14 anni dagli anni 55 all'83. Come potete vedere, qui avevamo 160 casi per anno di morti per tetano. Poi nel dopoguerra, questo periodo qua dal 55 al 60, negli anni del boom economico, c'è stato, nonostante non ci fosse la vaccinazione, c'è stato però, come vedete, un calo dovuto molto probabilmente al miglioramento delle condizioni sociali, delle condizioni igieniche, delle condizioni economiche. Poi qui c'è stata la vaccinazione e da qui in poi non abbiamo più avuto morti. Ma stiamoci attenti, perché nel 2006 in Piemonte un bambino di 34 mesi non vaccinato si è ammalato, un altro in Toscana nel 2008 non sono deceduti.
L'epatite B la conosciamo tutti, anche questa è dovuta ad un virus. Il virus si trasmette attraverso il sangue, attraverso i fluidi corporei, non attraverso il circuito orofecale, però si trasmette anche da madre a feto. Quindi può, quando nasce un neonato da mamma che ha l'epatite B, la vaccinazione va fatta subito alla nascita. Perché? Perché è un virus che dà origine a un'epatite di tipo cronico, non un'epatite acuta come l'epatite A. E l'epatite cronica può degenerare e complicarsi con cirrosi e cancro del fegato. È diventato obbligatorio dal 91 per tutti i neonati e per tutti i bambini che non avevano ancora 12 anni. Per cui nel 2003 la vaccinazione degli adolescenti si è conclusa e stiamo continuando a vaccinare tutti i neonati. L'attuale vaccino è un vaccino di ingegneria genetica con un DNA recombinante. Si fanno 3 dosi nel primo anno di vita, come l'esavalente, e la durata della protezione, adesso sono 25 anni che la facciamo, 25 anni dura. Se poi cala il titolo anticorpale, per esempio nelle persone che lavorano in ospedale, ogni tanto quando si fanno i controlli del personale ospedaliero, si fa anche il dosaggio del titolo anticorpale, perché se cala di sotto di un certo valore bisogna fare una dose di richiamo. Gli eventi sfavorevoli sono quelli e via. La pertosse è una malattia che è causata da un germe, la Bordetella pertussis, ed è una malattia che può non essere grave nel bambino grande o nell'adulto, mentre può essere piuttosto importante nel bambino piccolo, nel lattante, perché oltre alla tosse e appunto le crisi di apnea, le crisi di cianosi, può complicarsi con delle broncopolmoniti, con delle encefaliti, con un'insufficienza respiratoria. Ci sono stati anche dei casi mortali. Non si utilizza più il vaccino a cellule inattivate, che aveva dato dei problemi, di tipo neurologico, convulsioni febbrili, fenomeni di ipotonia, iporesponsività, per cui adesso si utilizzano dal 91 i vaccini a cellulari, fatti ricombinanti con tecniche di ingegneria genetica, per cui gli effetti collaterali neurologici ci sono, ma sono molto molto più rari. Il vaccino si fa a quell'età lì. Non ha molto senso vaccinare un bambino grande che non sia stato vaccinato da piccolo per la pertosse, perché quello che ci serve proteggere i lattanti. L'Haemophilus, che non è il virus influenzale, ma è un germe che si chiama Haemophilus influenzae e che colpisce soprattutto i bambini al di sotto di 5 anni, e si chiama così anche perché dà una malattia simile influenzale, con tosse, raffreddore, febbre, eccetera. Però in alcuni casi importanti può dare la meningite e l'epiglottite, che sono le due manifestazioni più gravi dovute a questo germe. E questo è sempre nella vaccinazione esavalente. È un vaccino inattivo coniugato, la vaccinazione è sempre in quei periodi e gli effetti sfavorevoli sono febbre, gonfiore, eccetera. Lo pneumococco, che non è l'esavalente, è l'altro che si fa nell'altra coscetta, è un batterio, anche lui, responsabile possibilmente di una malattia di tipo, diciamo, raffreddore, tosse, eccetera, però si può anche complicare con la polmonite, con un'otite, ma soprattutto le forme invasive danno la meningite. Per cui anche questo, diciamo, è da tenere in considerazione. E fra le meningiti che abbiamo in Italia, quelle da pneumococco sono quelle, diciamo, più frequenti, perché quelle da Haemophilus, da quando c'è la vaccinazione, ne vediamo davvero molto molto poche. Lo pneumococco, non questo 13 valente che è quello che facciamo al neonato, ma il 23 valente, quello che ha 23 antigeni, va fatto anche ad alcune categorie di adulti ultra 65 anni che hanno dei problemi, per esempio i diabetici, per esempio gli splenectomizzati, cioè quelli che non hanno più la milza per un problema X, per esempio i malati oncologici, eccetera eccetera. Quindi dopo tutte queste cose ci poniamo qualche domanda. I vaccini indeboliscono, sovraccaricano il sistema immunitario, la somministrazione contemporanea di tutti questi vaccini comporta dei rischi importanti? Allora, ci sono stati degli studi numerosi che sono andati a valutare la produzione anticorpale prendendo le vaccinazioni per conto proprio oppure quelle associate. Si è visto che la produzione di anticorpi non è diminuita,
spinta. Quindi se intendiamo per l'indebolimento del sistema immunitario una diminuzione della produzione di anticorpi, no, non viene indebolito. Non solo, se le vaccinazioni fossero in grado di indebolire il sistema immunitario, noi dovremmo avere dopo ogni vaccinazione degli episodi infettivi in maggior misura rispetto alla normalità. Però è vero che i rischi aumentano, perché se i vaccini e gli antigeni sono tanti, è logico che il dolore, il gonfiore nel punto di iniezione e la febbre potranno essere più elevati. A questo proposito, per esempio, quando vedremo fra un po' il tetravalente, morbillo, rosolia, parotite, varicella, in Basilicata, perché io lavoro, ho lavorato lì fino a poco tempo fa, con tutti gli altri pediatri abbiamo notato che c'erano delle reazioni febbrili molto elevate col tetravalente, e quindi abbiamo deciso che, anche se l'ASL dà la possibilità gratuitamente di fare il tetravalente, di suddividerlo in trivalente più la varicella, farla per chi la vuole fare dopo un congruo periodo di tempo. Quindi poche volte facciamo la tetravalente. Però diciamo che per l'esavalente, quello pneumococco, in un'unica seduta noi facciamo due buchi e facciamo 7 vaccinazioni. Se dovessimo farne una alla volta, insomma, il bambino dovrebbe essere portato 7 volte in ASL, 7 buchi, e quindi non so, diciamo, se il gioco vale la candela. Inoltre, dobbiamo sapere che, pur essendo aumentato il numero dei vaccini, il numero degli antigeni che viene contenuto in ogni vaccino, proprio per la specializzazione che hanno subito questi vaccini, è molto basso, molto più basso di una volta. Per esempio, il vecchio vaccino della pertosse conteneva 3.000 antigeni, quello adesso a cellulare ne contiene 3 e ha la stessa efficacia protettiva. Trivalente, sappiamo che rosolia, parotite, morbillo, sapete perché, o comunque lo dico velocemente, Patrizia, se la rosolia perché è pericolosa in gravidanza, può dare delle malformazioni, può dare l'aborto, la parotite può dare le meningite, può dare l'ortite, può dare sterilità, il morbillo può dare anche questo delle polmoniti, d'accordo, ma encefaliti acute e cronica. E poi c'è la varicella. La prima dose viene fatta di questa trivalente intorno al 15° mese e poi c'è un richiamo a 5-6 anni, un altro richiamo a 11-12 anni. Gli effetti sfavorevoli, siccome il vaccino è formato da virus vivi attenuati, mimano una piccola malattia dopo circa una settimana, 10 giorni dalla vaccinazione. Quindi ci può essere febbre anche elevata, ci può essere per esempio un esantema molto lieve, ci possono essere delle ghiandole come succede nella rosolia. Il problema importante è... Una cosa, forse c'è un errore lì, le dosi somministrate di vaccino trivalente sono 2, non 3. No, in Basilicata ne facciamo 3. 3 dosi? Allora togliete no, questa, forse a 5-6 anni non la fate voi, adesso lo richiamano a 5-6 anni. Allora, il protocollo internazionale prevede 2 dosi in tutto il mondo. E la prima dose la si fa giustamente al 15° mese di vita, la seconda dose prima si faceva, ecco, dopo 10 anni, io ormai sono 20 anni, 10 anni ho lavorato in ospedale, 20 che lavoro in questo servizio, mai, ecco, protocollo per cose. Adesso siamo passati a 6 anni, 5 anni, perché? Perché vediamo che delle volte, ovviamente, 10 anni sono troppo lunghi, in qualche caso, proprio 3 dosi. Sì, da noi sì. Allora, qui nelle Marche sono 2 dosi, una a 15 mesi e una... Nazionale, però, poi le dite cose. Devo dire? Ok. Allora, dicevo che la polemica della vaccinazione trivalente non è tanto 2 o 3 dosi, ma è questa quella vera, per cui il vaccino è calato proprio come copertura in tutta Italia, prima in Inghilterra e poi in Italia, perché appunto nel 1998 questo medico che si chiama Wakefield aveva fatto un lavoro che ha pubblicato su una rivista molto importante che si chiama Lancet, in cui diceva che la vaccinazione morbillo, rosolia, parotite determinava un'infiammazione intestinale con aumento della permeabilità intestinale e quindi con l'assorbimento di sostanze tossiche nel sangue in grado di danneggiare il cervello e quindi determinare l'autismo. Autismo, velocissimamente, è una malattia, un disturbo neurobiologico più che una malattia, caratterizzato da questa incapacità del soggetto affetto di stabilire una connessione, diciamo, con il mondo esterno, riguarda la comunicazione, riguarda il comportamento e la socializzazione.
E vediamo che si stima, a seconda delle casistiche, perché adesso siccome lo conosciamo meglio, lo cerchiamo meglio, si stima che ci sia una prevalenza da 5 a 50 bambini su 10.000, con un rapporto maschio-femmina di 4 a 1, quindi è più alta la prevalenza nei maschi. La diagnosi la si fa di solito intorno ai 2 anni, 2 anni e mezzo, però i primi segni che la mamma di solito coglie possono essere anche precedenti ai 2 anni e mezzo. La diagnosi spetta al neuropsichiatra infantile a cui il bambino è stato inviato dal pediatra, a cui la mamma di questo bambino ha già dato delle indicazioni, ha messo la pulce nell'orecchio. Quindi tutto sommato il racconto della mamma attenta è molto molto importante. Ma ancora non sappiamo bene quali siano le cause. Se voi andate sul web c'è di tutto e di più, però la verità scientifica, perlomeno della medicina ufficiale, è che ancora le cause sono da chiarire. È sì un disturbo a livello cerebrale che addirittura può cominciare appunto in gravidanza, è influenzato dalla genetica, c'entrano i neuroni specchio che sono neuroni che sono quelli responsabili dell'empatia, dell'entrata in comunicazione con altre persone, eccetera. Però ancora diciamo che ci sono molti molti passi avanti per fare diagnosi, per capire la causa vera appunto dello spettro autistico. Comunque il lavoro di Wakefield fu criticato insomma poco tempo dopo, perché era un lavoro non condotto con una rigorosità scientifica e che permetteva qualche diciamo ritocco sui dati finali, almeno questo è scritto in letteratura. E poi Wakefield venne radiato dall'albo dei medici. Sono seguiti a questo lavoro una serie di altri lavori invece, che di cui l'ultimo è questo del 2015, cioè dell'anno scorso, pubblicato su JAMA, che è una rivista altrettanto importante di Lancet, che provano che non ci sia questa relazione tra vaccino e morbillo. Però il fatto di Wakefield ha creato un allarmismo molto importante, ha creato la formazione di gruppi purtroppo antivaccinatori e anche delle sentenze di tribunali, quella di Rimini, quella di Bologna, quella di Trani, eccetera, che hanno dato, cioè che hanno avvalorato questa ipotesi, hanno ovviamente contribuito al calo delle vaccinazioni. L'anno scorso, tra il 2014 e il 2015, abbiamo avuto 4.200 casi di morbillo, 2.000 sono stati e 200 mi pare in Germania, un decesso sempre in Germania con 8 casi di encefalite acuta. La varicella è l'unica malattia che si può riconoscere benissimo, perché ci sono delle vescicole e poi delle pustole. Anche qui c'è una vaccinazione, perché ci possono essere delle complicanze per la polmonite, l'encefalite che può dare la varicella. Dal 95 abbiamo il vaccino, è un vaccino anche qui fatto da un virus attenuato, e quindi le reazioni diciamo sfavorevoli sono queste. Si sono avute conseguenzialmente alla vaccinazione in ordine di tempo alcune rarissime reazioni gravi neurologiche, però non si sa se sono da mettere in correlazione col vaccino. L'HPV è il vaccino per il papillomavirus, vado più velocemente, ne esistono 120 tipi. La vaccinazione per adesso si fa solo alle femminucce, c'è in atto di volerlo fare anche ai maschi. Esistono vari tipi di malattia appunto che l'HPV può dare: malattia sessualmente trasmessa, il condiloma acuminato. Soprattutto sono responsabili questi due tipi, il tipo 6 e il tipo 11, questi sono i condilomi, sono le cosiddette creste di gallo. Poi ci sono invece questi due tipi, 16 e 18 sierotipi, che sono responsabili del 70% di lesioni pretumorali cancerogene. Per cui la vaccinazione perché la facciamo? La facciamo sì per prevenire il condilomo, soprattutto se la facciamo in un'epoca prima dell'inizio dell'attività sessuale, ma la facciamo anche per prevenire i tumori. Esistono due tipi di vaccini, il bivalente e il quadrivalente, credo che qui nelle Marche facciate il bivalente. Sì, noi abbiamo già iniziato a fare il quadrivalente nei maschi che vogliono farlo
con un pagamento ticket. Invece nelle ragazze usiamo il bivalente ed è gratuito nella grande maggioranza. Sì, per un'età molto dilazionata. E invece in Basilicata facciamo il quadrivalente dall'inizio. Queste si può fare, sono 2 o 3 dosi in funzione dell'età, gli effetti sfavorevoli. Porrei l'attenzione sugli svenimenti, perché si sono verificati molti svenimenti dopo la vaccinazione HPV, tanto che in America ci sono delle cause per risarcimento danni da trauma da caduta. Quindi è importante far sedere o sdraiare le ragazze o i ragazzi, se voi avete già cominciato anche con i maschi, prima di farli appunto di fare il vaccino. Arriviamo alla meningite. La meningite sapete tutti che cos'è: è un'infiammazione, infezione delle membrane che avvolgono il cervello, è dovuta a germi, sì, però anche a virus e anche appunto a funghi. In Italia ci sono 900 e più casi ogni anno di meningite, non mortali ovviamente tutti, però si registra ancora un certo tasso di mortalità. Il meningococco C è entrato a far parte dei LEA e quindi viene offerto gratuitamente a tutti i bambini piccoli, perché è previsto dal piano nazionale. Invece il meningococco B, che è entrato diciamo da poco a far parte della vaccinazione ufficiale, è entrato a far parte a fine 2013, inizio del 2014, in alcune regioni a pagamento, in altre regioni invece è gratuito. Gratuito però per i bambini al di sotto di 2 anni, per gli altri è a pagamento. Sappiamo che casi di meningite ce ne sono tanti stati in Toscana l'anno scorso e anche quest'anno, anche con decessi. Sappiamo anche nelle Marche che ci sono stati casi di meningite poco tempo fa e anche qualche mese fa. Le dosi, il meningococco si fa una dose sola, il meningococco B per adesso sono 4 dosi. Gli effetti sfavorevoli non sono tantissimi. La vaccinazione anti-influenzale, sto concludendo, è soprattutto raccomandata appunto alle persone anziane come me, è in grado di ridurre le complicanze, ridurre le morti, e deve essere effettuata ad ogni stagione, perché il virus cambia forma, è uno che fa le metamorfosi. Anche però alcune categorie di bambini, quali i cardiopatici, i fibrocistici, gli allergici, i nefropatici, eccetera, eccetera, devono essere ogni anno sottoposti a vaccinazione. E infine vi volevo dare questa nota AIFA per farvi capire che poi il business vaccinazioni non è proprio un business, in quanto si calcola, questa AIFA 2014 ha calcolato che la spesa complessiva per i vaccini del 2013 è stata del 1,6% della spesa farmaceutica totale italiana, mentre per esempio per gli inibitori di pompa, che sono l'omeprazolo, il pantoprazolo, il luce, quello che si prende per il mal, per chi ha l'ulcera gastrica o chi ha la gastrite, quindi un solo tipo di farmaco è stato del 4,7% della spesa farmaceutica. Quindi potete vedere come, cioè, il vaccino è un vaccino che ha una valenza sociale. L'inibitore di pompa ha una valenza per chi ha l'ulcera, è logico, insomma, però la spesa è molto diversa. E soprattutto la vaccinazione di massa, diminuendo la frequenza delle malattie e delle sue complicanze, diminuisce il numero di farmaci che servono per curarla e anche il numero dei ricoveri ospedalieri. Finisco dicendovi che, a parte che i vaccini sono strumenti che hanno cambiato radicalmente lo stato di salute dell'infanzia, ma vi volevo lasciare questi siti per potervi districare un po' meglio sul web. Questi sono siti in cui potete trovare genitoripiù.it, vaccinarsi.org, e questo è il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, in cui potete trovare diversi articoli, diversi libricini, eccetera, che vi danno delle risposte a delle domande che voi vi ponete tutti i giorni riguardo alle vaccinazioni. Grazie.
Adesso passo la parola al dottor Imperatori, che è oncologo medico, ma soprattutto, non soprattutto, e anche non soprattutto, è un grande esperto di medicina integrata, quindi fitoterapia, omeopatia, omotossicologia. Grazie, buonasera a tutti, scusate il mio ritardo, vengo direttamente da Roma. Allora, complimenti alla dottoressa per la relazione, mi fa molto piacere poter affrontare questi argomenti così insieme, perché molte volte, io sono tecnologico, però questo non veramente... Aspetta che lo sentire come. Ok, bene. Ah, sì, così. Più delle volte quando si parla di omeopatia sembra quasi che si voglia subito parlare di qualche cosa che sia in contrapposizione a tutto quello che la dottoressa ha detto. Invece vedrete dalle mie parole quanto sia bello e importante associare i vari approcci e le varie conoscenze. Ecco, medicina integrata, queste qualche, le prime diapositive sicuramente qualcuno di voi che già le conosce le avrà già viste, quindi non si annoi, ma è importante che le ripetiamo. Quando si parla di medicina integrata si parla di una medicina, la possiamo chiamare medicina convenzionale, non convenzionale, medicina alternativa, ma è come se noi, vedete, queste sono tutte le varie forme di medicina cosiddetta non convenzionale, anche se poi la stessa parola non convenzionale si potrebbe dire, se andiamo in India, magari non convenzionale è la nostra medicina, in cui tutto è molto relativo. Però se vedete, questa è una diapositiva che faccio vedere molto spesso, il cubo è uno solo, dipende da che lato noi lo guardiamo, si potrebbe essere convinti che il cubo sia blu, che il cubo sia rosso, che il cubo sia giallo, in realtà il cubo è uno solo. Questo per dire che la conoscenza, la scienza, la biologia è una sola. E siamo noi uomini, nella nostra evoluzione scientifica, che abbiamo inevitabilmente differenziato le cose. Ma la conoscenza è una sola, assolutamente. Quindi è bene parlare di medicina integrata, anche in questo ambito dove si parla di vaccinazioni, ed è bene fare questo percorso. Io quando vedo adulti, qualche volta anche giovani pazienti, bambini, dico sempre dobbiamo fare la diagnosi. La diagnosi è il primo momento per poter dire iniziamo un percorso di terapia. La diagnosi si fa con una visita e con un medico che fa una visita. La diagnosi la fa un medico, quando si parla di bambini più delle volte la diagnosi deve fare il pediatra, quindi anche chi voglia fare medicina integrata, chi voglia fare omeopatia o quello che sia, deve necessariamente relazionarsi con il pediatra per capire bene qual è la situazione che ha di fronte e come gestire quella situazione. E quindi tutto questo vale anche nell'ambito dell'argomento di cui parliamo questa sera, delle vaccinazioni. Abbiamo sentito, la dottoressa ci ha spiegato piuttosto bene quali sono le varie tipologie di vaccinazioni, quali sono le malattie, i problemi da prevenire con le vaccinazioni nell'infanzia. La mia sarà una relazione più leggera, perché penso che la medicina integrata sia importante soprattutto durante questo periodo delle vaccinazioni, magari per controllare quei sintomi che la dottoressa ci ha fatto vedere che si possono accompagnare al periodo vaccinale. Ecco, primo fra tutti, adesso io non metterò a elencare tutti i sintomi che possono capitare, però avete visto molte volte citare il momento febbre, l'episodio febbre, che è un evento che può capitare molto spesso dopo che si è fatta la vaccinazione ad un bambino, anche di pochi mesi. Allora in questo ambito sicuramente la medicina integrata, sicuramente un approccio come quello omeopatico che è particolarmente dolce, particolarmente efficace, soprattutto nei bambini devo dire, ed è esperienza abbastanza comune, può essere preso in considerazione. Ora, vabbè, adesso vi possiamo andare velocemente, la febbre fondamentalmente, come diceva già Ippocrate molti secoli fa, è una sorta di meccanismo che l'organismo mette in atto per ripulire qualche cosa che sta sporcando l'organismo, detta in maniera molto semplice. Quindi, come io ho detto tante volte, come mi avete sentito dire tante volte, se l'organismo sta mettendo in atto qualche cosa per disintossicarsi,
Ebbene, entro certi limiti, che noi favoriamo questo processo, facciamo sì che l'organismo, questa febbre che sia salutare, possa fare il suo percorso, chiaramente entro certi limiti. Perché entro certi limiti ci sono tutte queste sostanze che noi chiamiamo interleuchine, citochine, prostaglandine, che alla fine innalzano la temperatura corporea dell'organismo e permettono all'organismo stesso di ripulirsi. Se vogliamo vedere la febbre dal punto di vista integrato e meglio ancora omeopatico, la cosa si differenzia molto. Se a me chiama un bambino, se mi chiama un paziente di notte quando io faccio le mie guardie che ha la febbre, il percorso è molto semplice. C'è un farmaco che si chiama paracetamolo, oltre certi limiti si somministra questo paracetamolo, che è molto efficace per abbassare la febbre. Se però io voglio capire che tipo di febbre ha quel soggetto, come reagisce quel soggetto, che tipo di reazione ha, psicologica, fisica, temperamentale, allora questa febbre si diversifica molto e allora i farmaci omeopatici per gestire la febbre sono veramente molto diversi, ed qui entra così la peculiarità dell'approccio omeopatico. Quindi noi dobbiamo cercare di capire cos'è che ha scatenato la febbre in quel bambino, come nasce, come cresce la febbre in quel bambino e in quale momento della giornata questa cosa si verifica, ma non solo, se questo bambino ha sete, se suda, se ha dei brividi, se ci sono delle cose che permettono che questa febbre possa migliorare. Allora la cosa si complica da un certo punto di vista, si complica ma si rende ancora particolarmente più affascinante dal punto di vista della sua gestione. Dobbiamo cercare di capire quella che si chiama RIM, cioè la reazione individuale del malato. Io qui, antropologia, vi faccio vedere alcuni esempi. Questo è il primo farmaco, io li chiamo farmaci perché in Italia li chiamano integratori alimentari, questo così li riduce molto nella loro, in realtà sono dei farmaci. Il primo farmaco omeopatico è l'acomitum, o acomitum napellus, perché è una pianta, sono tutti nomi latini, botanici. L'acomitum è il primo farmaco omeopatico che si usa nella febbre. In quale febbre? In quella febbre che è una febbrona, la febbrona da cavallo, la febbre che sale molto, che arriva a 38-39, che vedete questo bambino, in questo caso parliamo di bambini che non sudano, che sono proprio secchi, ma sono anche molto caldi. Sono bambini che hanno tanta sete, che hanno questo bel polso che si sente molto bene, e se sono bambini anche grandini che riescono a relazionarsi, sono molto agitati, hanno tanta paura, addirittura dicono ho paura di morire, e questo chiaramente trasmette il terrore ai genitori, che chiamano di corsa la guardia medica, e chi come me, Marco, ha fatto la guardia medica sa bene cosa vuol dire, ti senti chiamare da questi genitori che sono terrorizzati da questa situazione. Il bambino è molto rosso, un fragalito come si dice a farlo, e questa è la tipica febbre dell'acomitum, acomitus napellum, che in genere però è una cosa che spaventa tanto ma dura poco. E cosa fa? Se il bambino riesce a sudare va meglio, di solito va molto peggio se accade una paura improvvisa oppure una febbre che nasce dopo un freddo importante che c'è stato, oppure per esempio una vaccinazione. Questo è il primo farmaco. Il secondo, classico, questo penso che tutti quanti lo conosciate, è la belladonna. Belladonna è il secondo farmaco che deve essere preso in considerazione per gestire una febbre di un bambino. È una febbre diversa però rispetto a quella dell'acconto, perché è una febbre che va su parecchio, arriva a 39, è chiaro che quando siamo qui, questo va chiarito, quando siamo a 39, se si supera 39, non c'è della donna che tenga, non c'è acomitum che tenga, è bene che si utilizzi il paracetamolo, e questo lo dico sempre a tutte le persone. Ma la febbre da bella donna è una febbre con una persona molto rossa, congesta, vedete proprio questi occhi gonfi, queste palpebre gonfie, la bocca è molto secca, fa fatica a mandare giù la saliva, è un bambino che suda tanto, proprio suda, si bagna completamente. La mamma dice che proprio deve cambiarlo più volte. È un bambino che è prostrato, che sta fermo, buono, non parla, lui vuole stare, ecco, queste sono la tipica triade della febbre della belladonna latina: tumor, rubor, calor, dolor, cioè rossore, calore, dolore. E
è un bambino che vuole stare in riposo, vuole stare chiuso, vuole stare al buio, non vuole essere disturbato da nessuno. E se noi cerchiamo di toccarlo, di fargli rumore, di mettergli qualcosa in testa, piange anche di più, è tanto caldo in testa. Andiamo avanti. Ferum fosforico, terzo farmaco per gestire la febbre con l'omeopatia. Con il ferum fosforico noi abbiamo una febbre che spesso parte da un problema otorinolaringoiatico, quindi vengono a essere interessati soprattutto il distretto auricolare, il meato acustico esterno o magari gli adenoidi, spesso ci sono anche problemi intestinali. È un bambino che però si lamenta per questa cefalea pulsante, non è una febbre elevata, mentre con l'aconito, mentre con la belladonna avevamo queste febbroni molto elevate che facevano spaventare tanto le famiglie, qui abbiamo questa febbricola, chiamiamola così, che arriva a 38, ma non tanto di più. È la classica febbre che si presenta dopo una vaccinazione, che non va tanto a valori più elevati. In questo caso, vedete, queste sono tutte le stratificazioni. Questo simbolo vuol dire migliora quando va verso destra, quindi in questo caso è una febbre che migliora quando noi applichiamo qualche cosa di freddo sulla fronte del bambino, mentre invece peggiora se il bambino si muove troppo, se il bambino sta troppo a letto. C'è questa fascia oraria in cui la febbre si alza in maniera particolare, quindi la classica chiamata che tutti noi medici di guardia medica temevamo, quella delle 4 del mattino, che ci si doveva muovere a quell'ora, però capitava piuttosto spesso. Altra febbre così, non molto violenta, brionia, è una febbre di un bambino che ha tanta sete, è tanto secco, non si vuole muovere anche lui e ha tanta tosse, quindi secco, tanta tosse, tanta sete, è una febbre non molto elevata. In questo caso è un bambino che sta bene se sta in riposo, se magari lo si stringe, gli si fa le coccole, lo si copre bene, lui ha bisogno di essere compresso, di essere coperto. Vedete, io mi sto facendo vedere tutta una serie di tipologie di persone, di bambini, di soggetti anche adulti, che manifestano in modo diverso la febbre. Ed è questo il valore aggiunto, secondo me, della medicina integrata e dell'omeopatia in particolare. Il valore aggiunto per un medico che ha la sua semeiologia, la sua capacità di visitare una persona, con quello che noi abbiamo imparato nella nostra formazione, al di là di quello abbiamo tutta la possibilità di stratificare tutte queste diverse tipi di febbre che abbiamo visto. Questa è Apis, che sarebbe il veleno dell'ape, è un altro tipo di febbre, una febbre elevata che si alterna tra febbre e sudori. È una febbre dove c'è questo sintomo particolare, una faringe rossa brillante e c'è l'ugola particolarmente gonfia. È proprio un edema dell'ugola e anche un edema che sta iniziando della glottide, che è una situazione che può anche diventare piuttosto seria. E allora in questo caso l'apis migliora quando si applica qualcosa di freddo e migliora quando il bambino riesce a scoprirsi. Attenzione con l'apis, questo viene sempre detto, perché noi non sappiamo se una persona possa essere allergica al veleno dell'ape. E allora, anche se noi come farmaci omeopatici somministriamo una dose infinitesima di farmaco, tanto che alcuni sostengono, magari potrebbero anche avere ragione, che l'omeopatia sia solo acqua fresca, ma anche se noi somministrassimo un centesimo di veleno dell'ape ad un bambino allergico all'ape, potremmo scatenare una reazione allergica importante. Allora è sempre buona regola, se si vuole somministrare Apis, superare il quindicesimo centesimo di diluizione, che si definisce 15 CH, perché Avogadro, con il suo numero di Avogadro, ci ha ben chiarito che 12, oltre la 12 CH, non esiste più molecola e quindi noi sicuramente non incorriamo nel pericolo di scatenare una reazione allergica. Poi potrebbe arrivare la domanda successiva di qualcuno che dice: ma allora scusa, se dopo la 12 CH non c'è più niente, fammi capire come fa a funzionare. E qui possiamo aprire un capitolo piuttosto lungo che ci prenderebbe tutta la serata, quindi non lo apriamo.
Ma le febbri sono tante, adesso chiaramente non mi tedio con tutte, ma gelsemium, flustox, arnica lontana, leupatorio, sono tutte febbri della persona che non si muove. Tanto per farvi vedere una, questa qua è la febbre del bambino fermo, che ha tanti dolori, ma è bloccato. Ma è anche la febbre, visto che io oggi ho vissuto l'esperienza di test di ammissione, della persona che deve fare un esame, che arriva lì davanti al professore, ha studiato tantissimo, preparatissimo, arriva lì e fa scena morta. Questo è tipico di gelsemio, ma è anche tipico della febbre, si dice adinamica. Ok, abbiamo visto che la febbre è uno dei sintomi piuttosto frequenti che fanno seguito a qualunque tipo di vaccinazione, in genere abbastanza lieve comunque, che può essere gestita con questi farmaci. In omeopatia si parla di quest'altra sindrome che si chiama sicosi. Sicosi è una parola che in realtà i colleghi di medicina non è che abbiamo, cioè non era scritta nei libri di patologia medica da nessuna parte. In realtà è una parola che deriva dal greco sicos, che vuol dire fico, che si usa per definire quelle situazioni in cui c'è una impregnazione dei tessuti, c'è una ritenzione di liquidi, c'è una ridotta capacità di depurazione dell'organismo. Cioè l'organismo tende a intossicarsi, non riesce con efficienza a disintossicarsi. Anche questa cosa del disintossicarsi in medicina non è ben chiarita, perché il concetto di tossina in medicina, se io parlo con un infettivologo, tossina mi dice, sì, la tossina la tossina del botulino, non c'è un altro modo, un'altra dizione che possa definire tossina. Tossina in realtà sono tutte quelli che sono i nostri prodotti di scarico alimentari, emotivi, metabolici. Cioè il nostro organismo non è una macchina ideale, che quello che introduce espelle senza produrre materiale di scarto, perché andrebbe contro la legge della termodinamica e dell'entropia. Comunque, scusate il paragone piuttosto banale, un tubo di scappamento, un fumo di scappamento, c'è un residuo catabolico, e questo residuo, queste tossine vanno ad accumularsi e possono magari accumularsi in maniera maggiore nel periodo che fa seguito ad una vaccinazione, in quel periodo in cui il sistema immunitario, sollecitato dalla vaccinazione stessa, fa fatica a mettersi in moto, quindi può tendere a, come si dice, accumularsi, impregnarsi, la tipica parola che si usa in omeopatia. E allora noi in omeopatia possiamo facilitare questa disintossicazione, questa difficoltà alla proprio depurazione dell'organismo, utilizzando il classico farmaco, quindi questa è la sicosi in omeopatia. In analogia, questa è una situazione di, è proprio la tipica sicosi, questa è la psoriasi, quindi che ha poco a che fare con le vaccinazioni. Però la psoriasi è una classica malattia da ritenzione, da difficoltà dell'organismo a disintossicarsi, a ripulirsi di qualche cosa, e in quelle situazioni poi si innescano tutta una serie di processi autoimmunitari che portano a questo. Guardate che stranezza, c'è una sorta di analogia con questa pianta, che è questa, è la tuia. La tuia è la pianta che si usa nelle situazioni di sicosi, di impregnazione, di difficoltà a disintossicarci. E la tuia, che poi vedete qui, potremmo dilungarci a lungo nello spiegare tutte le varie sfaccettature che caratterizzano il farmaco tuia, però può essere utilizzata anche quando ci sono disturbi del sistema immunitario, ovvero rallentamenti, difficoltà, incertezze iniziali del sistema immunitario stesso a mettere in atto quella risposta specifica che la vaccinazione vuole indurre. Perché noi con la vaccinazione cosa facciamo? Facciamo sì che l'organismo sia in grado di rispondere in maniera efficiente, e i dati li abbiamo visti dalla dottoressa, lo fanno, nei confronti di determinati antigeni virali e batterici. Ma all'inizio questa macchina che noi vogliamo far partire, questa macchina immunitaria, potrebbe far fatica a partire. Allora noi con la tuia favoriamo questo processo. Stiamo parlando di immunità, stiamo parlando di facilitare l'immunocompetenza, soprattutto dei bambini,
E allora in questo caso non più la omeopatia, ma un'altra branca della medicina integrata, che è la gemoterapia, ovvero l'utilizzo di sostanze vegetali estratte dalle piante nella loro fase embrionale, possono venirci d'aiuto. Per esempio questa pianta, che è il pino bianco, l'Abies pectinata, è una pianta, e questo ha, ci sono tante evidenze in letteratura, che viene utilizzata come stimolante l'appetito, eritropoietica, stimolante l'immunità, in tutte quelle situazioni, quei bambini che fanno fatica a crescere, a maturare il loro sistema immunitario, il classico bambino gracilino che cresce con lentezza. In quei casi si usa sempre Abies. Un'altra pianta, un altro gemoterapico è la betula, la betulla, pubescens, utilizzata proprio per stimolare, in questo caso, questo tipo di linee cellulari, è quello di Cooper, i macrofagi. Ribes nigrum, scusate, io vado avanti velocemente perché poi vorrei lasciare spazio al dottor Monardi che ci parlerà meglio delle vaccinazioni. Il ribes è quello che viene definito il cortisol-like. Il ribes nigrum è in grado di stimolare quella ghiandola che noi abbiamo sopra il rene, che si chiama surrene, stimolare il surrene a produrre più cortisolo, quindi praticamente ad avere una più efficiente azione antinfiammatoria. È come se somministrassimo in maniera più blanda, più soft, il cortisone. Il ribes nigrum ha proprio questa azione ed è molto efficace, da prendere in considerazione soprattutto in età pediatrica, per la sua azione antinfiammatoria e per la sua azione antiallergica. Mi avvio alla conclusione anch'io. Stiamo sempre parlando di immunità, per ricordarvi che una cosa che ormai si dice e si è capito da tanto tempo, che il nostro intestino rappresenta una delle sedi, se non la sede principale, in cui avviene la maturazione del nostro sistema immunitario. Per cui il nostro intestino, o meglio, la flora batterica che colonizza il nostro intestino, deve essere sempre ben gestita e ben ripulita, utilizzando magari in determinati periodi quelli che sono i probiotici, cioè quelle sostanze che apportano germi sani al nostro intestino. Agendo direttamente sulla mucosa intestinale, su queste zone della mucosa intestinale che si chiamano placche del Peyer, dove avviene la maturazione dei linfociti, per fare in modo che ci possa essere un buon equilibrio. Ma tutto questo avviene se nel nostro intestino ci sia un corretto equilibrio fra batteri buoni e batteri, scusate la parola banale, non buoni. Un intestino che sia squilibrato a carico dei batteri non buoni si dice che è un intestino disbiotico, che ha una disbiosi. Io devo fare in modo quindi che ci siano i microbi, quelli giusti, quelli buoni. E quindi noi mettiamo in atto questo processo della competizione batterica, un po' come far sì che in un bosco ci siano magari i coniglietti piuttosto che, non so, gli animali che vanno a mangiarsi tutto, cioè fare in modo che ci sia un buon equilibrio ecologico in cui la flora batterica. Ma anche quelli, se crescono troppo, sono troppi di quelli, quindi bisogna sempre tenere un equilibrio. E allora si passa dal concetto della terapia probiotica alla terapia bioprotica, che è sicuramente un nuovo orizzonte della ricerca scientifica, veramente interessante, perché per esempio c'è l'utilizzo di questo germe, che è lo Streptococcus salivagius, che qualcuno si conoscerà, che ci permette, e qui veramente ci sono molti dati, di ridurre di molto l'intensità, la frequenza degli episodi delle infiammazioni delle vie digestive superiori, tonsilliti, faringiti, otiti medie, sostenute da questo germe patogeno che è lo Streptococcus pyogenes. Se noi questo qui lo scacciamo via, perché ci mettiamo quest'altro, questi episodi si riducono nella frequenza. Concludo per dirvi, ho fatto proprio un rapidissimo excursus, che penso sia chiaro che la medicina integrata non si pone in alternativa alle vaccinazioni. Io e i miei figli li ho vaccinati e devo, per tutti li devo vaccinare, perché le vaccinazioni sono in grado, e l'abbiamo visto prima, di ridurre la morbilità e la mortalità dalle malattie infettive più serie.
Certamente la medicina integrata può affiancarsi alle vaccinazioni prima, durante e dopo la vaccinazione stessa per migliorarne la tolleranza, ma anche migliorarne poi l'esito conclusivo. E penso che sia l'ultimo. Sì. Allora, abbiamo sviscerato in maniera direi eccellente tutto quello che riguarda le vaccinazioni. Lascio la parola adesso al dottor Bonaldi, che operando qua in zona ci può dare delle direi testimonianze riguardo alla situazione delle vaccinazioni qua nella nostra zona. Mi sono sentito un po' ignorante di fronte a questo excursus di Luca, che ovviamente ecco, ha detto in realtà cose interessantissime, e io personalmente, pur non avendo ovviamente dimestichezza con la medicina omeopatica, non sono contro la medicina omeopatica, mi spaventano un po' delle volte i prezzi che sento sulle medicine. L'altro giorno ero a fare la fila presso un'importante farmacia di Fano, dove appunto ci sono anche farmaci omeopatici, e c'è una signora che faceva la fila, non riuscivo a capire, dopodiché cercava quando si doveva provare a granuli, ho capito che cercava con 2 o 3 filettine, ha speso quasi 100 euro. E allora voglio dire, sono contro, perché sicuramente se dei prodotti chiaramente con naturali hanno la loro utilità e io sono convinto che debbano essere utilizzati, però voglio dire, lasciatemi dire che se, peraltro smorzato il discorso dalla dottoressa Micovoni, se parliamo di un business, come abbiamo visto, piuttosto limitato, ecco, per quello che riguarda il discorso delle vaccinazioni, posso pensare che non è che chi vende farmaci omeopatici, insomma, ecco, non vada cercando certamente di guadagno, perché ecco, 2 boccettine, 2 filettine, così 3 filettine, ha pagato la signora quasi 90 euro. Ecco. Io stesso, una volta che ho fatto un'applicazione di una pomata a base, stanco di utilizzare il cortisone, ammetto, mi sono fatto dare, consigliare dallo stesso farmacista, una pomata che doveva essere a base di estratto di una rosa, una cosa di questo genere, costicchiava un po' più della pomata al cortisone, ma ho avuto l'esperienza che mi si è gonfiata un po' la mano. Allora sono andato giù dicendo, ma il farmacista voleva stare a sentire cosa c'è dentro questa pomata, e non so adesso, ma all'epoca non si dichiarava tutto, ecco, e dice, ma probabilmente c'è qualcosa che ti ha fatto la legge, eccetera eccetera. Questo perché in realtà ho questo problema di iperchiratosi di una mano, perché come Luca si ricorda, quando lavoravo in ospedale, chiaramente con l'uso di disinfettanti piuttosto forti, mi hanno creato un problema di secchezza che me la sono portata dietro per alcuni anni dopo aver cambiato il servizio, e dal 98 essere afferito al servizio di servizio di igiene e sanità pubblica. Dove appunto mi sono subito occupato, oltre di tutta quella che è la branca della sanità pubblica e quindi anche delle problematiche ambientali eccetera, mi sono subito applicato a fare dei protocolli sempre più tra virgolette comprensibili, affinati per quello che riguarda il discorso delle vaccinazioni. Mi sono molto occupato anche di quello che riguarda le malattie che si contraggono all'estero. In particolare possiamo dire che nel 2000 sì, nell'anno 2000 noi siamo stati autorizzati a Fano come centro autorizzato per praticare la vaccinazione, ed eravamo in 3, nella regione Marche, Fano, Ancona e San Benedetto. Dopodiché i centri, che sono anche contento, sono moltiplicati. Ora abbiamo centri per di medicina del turismo e medicina tropicale, sarebbe un altro argomento interessante questo. E oramai in tutte le nostre ASL, ex ASL, Urbino, Pesaro, eccetera. Ecco. Purtroppo nel 98, quando già io mi interessavo di questo settore, avemmo una disgrazia che è un po' analoga a quella che abbiamo avuto l'anno scorso, quando un bimbo di Orciano di 10 anni è morto per una meningite. Un mio coetaneo, che sicuramente ricorderà anche Luca, morì per un tifo contratto a Sharm el Sheikh in una residence di lusso. Io conoscevo bene lui, perché è un mio coetaneo, la moglie e i suoi parenti. Tra l'altro era
il cognato di un medico, di un ginecologo. E, mi ricordo che vennero da me preoccupati, molte persone mi telefonavano anche da Pesaro, di questo gruppo che era stato in questa zona, e gli dissi che non dovevano temere per me che il soggetto era una malattia. Ecco. La stessa moglie non riusciva a capire, a spiegarsi. Ecco. Io gli dissi solo una cosa, che chi andava in quelle zone non è che doveva temere chissà che cosa, ecco, non abbiamo febbre gialla, male, eccetera, però tifo ed epatite A sono piuttosto comuni. L'epatite A è abbastanza comune, diciamo, anche nella fascia mediterranea, quindi anche, abbiamo avuto un'epidemia l'anno scorso, da frutti di bosco importati dall'estero, il tifo è abbastanza comune nella fascia del Nord Africa, assieme all'epatite A in particolar modo. E il tifo può essere letale. Io di epatite A mi sono malato da piccolino, sono ancora qua. Avevo un'importante epidemia nella nostra provincia negli anni 70, 1969-1970, perché avevamo dei problemi alle condutture fognarie. Ecco. Io mi ricordo che nella mia piccola parrocchia, diciamo così, quartiere, io mi ricordo almeno 4-5 amici ammalati di epatite A. Ecco. Una malattia per la quale non esisteva il vaccino, a proposito di vaccinazioni, esiste solo dal 1992 e l'epatite A, ecco, non si contrae più ed è una malattia piuttosto sgradevole, perché per 2 mesi io sono stato di quel colore là, con urine praticamente color marsala, feci chiare come questo muro, ecco, e con mio fratello, che pure era medico, che cercava di tenermi a casa, poi alla fine fu costretto, anche se non vi sono terapie, a chiaramente, ecco, comunque portarmi in un reparto per fare comunque terapie di supporto, perché a tutt'oggi non esiste una terapia per una malattia virale come questa dell'epatite A, ma esiste solo un valido, validissimo vaccino che addirittura con 2 dosi oramai possiamo dire copre per tutta la vita. E che io consiglio appunto a chi va all'estero assieme ad altre vaccinazioni. L'altro giorno mi ha chiamato una signora di Pesaro dicendo che la figlia era andata nello Yunnan in Cina ed è rimasta un po' spiazzata quando gli ho chiesto se aveva fatto il vaccino antiencefalite giapponese. Ecco, una malattia strana, un nome strano comunque. E il collega di Venezia, dove lei studiava, non gliel'aveva consigliata, siccome stava in questa zona della Cina per 6 mesi. In quella zona abbiamo addirittura anche sacche, piccole sacche di malaria, e può essere presente anche la zanzara, che può trasmettere, infettandosi dal maiale, a sua volta il virus dell'encefalite giapponese. Io gli ho detto: adesso non la stia a spaventare, è già là, la lasci tranquilla, ecco. Se trova questo prodotto lo faccia, se non lo trova lasci perdere, ecco. Naturalmente, ecco, io gliel'avrei consigliata, dopodiché, ecco, io in questo senso mi sono ulteriormente, ecco, come può aver fatto il collega imperatori, ulteriormente specializzando, andando anche a confrontarmi con quelli che sono, secondo me, quello che è il centro più importante per me tropicali, che è sicuramente il Negrar di Verona, prima era Bisoffi, e i colleghi che vedo quasi annualmente, i suoi aiuti, che vanno anche a fare molto volontariato, tra l'altro, all'estero, Rossanese in particolar modo, Bobby, bravissimi, è un centro di riferimento europeo, non solo italiano. Ecco. Vaccinazioni. Io aspetterei molto di parlare con voi, non ho portato delle diapositive, quindi vorrei un attimino avere da voi delle domande a cui rispondere. Posso solamente dire una cosa, perché ecco, l'ha introdotta in parte la dottoressa Necorme Covone, che ha fatto un'esposizione brillante, io direi solamente questo. Il Veneto, sì, è vero, è stata la prima regione che in qualche modo, come dire, no, ecco, bloccato questa che non è che, come dire, questo obbligo delle vaccinazioni, che è un obbligo fittizio, perché da noi chi non viene vaccinato, io ho l'obbligo, io sono il cattivo, le firmo tutte io, di mandare tutte le segnalazioni in procura, ecco. Ma in realtà poi di fatto queste vengono archiviate, io lo faccio per dovere di cronaca, nel senso che c'è una legge, quindi devo segnalare al Tribunale dei Minori che il genitore non è adempiuto a questo obbligo di legge. Se il bambino ammala a un anno, e ci sono bambini di 5, 6, 7 anni, no? Ecco, che non sono vaccinati per niente, a mala di tetano, il procuratore potrebbe dirmi: perché non mi è segnalato questa situazione? Poi so benissimo che non fanno nulla e non me ne interessa proprio nulla, se volete la mia opinione più spassionata. Ecco. Però io gli dico: attenzione, c'è una legge ancora in vigore nella Regione Marche, io ti segnalo che questi genitori hanno fatto una di quelle 4 vaccinazioni, tra cui ad esempio l'antitetanica, che è la sera, perché il bambino a 11 mesi, 12 mesi comincia a camminare, si può ferire,
l'anno scorso, anzi forse due anni fa, abbiamo avuto il signor Raffano che è arrivato con i sintomi del tetano. Io ho parlato con l'anestesista e non è che c'è una ferita, non è che sempre si prende il tetano in qualche modo con la zampa o con la... No, non c'era, io ho parlato, la moglie ha ipotizzato che si potesse essere ferito facendo giardinaggio sotto casa, e può essere, perché anche la spina di una rosa può contenere quella che la signora chiamava spore, giustamente, ecco, e quindi perché sono ubiquitarie, possono essere presenti nella polvere, e sono state ritrovate nelle mummie egiziane, ecco, spore, ecco, tetaniche. Quindi voglio dire, io ho l'obbligo di farlo. Sta di fatto che il Veneto è sceso al 91% per quello che riguarda le quattro vaccinazioni, meno male, ecco, la regione Marche è ancora al 93-94%, i colleghi veneti sono piuttosto preoccupati, perché il segnale che è stato dato, in qualche modo, è un segnale, in un certo senso, che presupponeva una, come dire, una consapevolezza dell'importanza delle vaccinazioni. Evidentemente è stato dato male, oppure la popolazione veneta non era particolarmente preparata per come dire, recepire questo messaggio, per cui ha fatto l'equazione vaccinazioni non obbligatorie, vaccinazioni non sostanzialmente molto più utili o comunque non essenziali, e sono preoccupati per questi casi. Dopodiché, sulle vaccinazioni... Scusi, prima si diceva che non sono calate, prima nella relazione della sì. dottoressa pediatra, sì. si diceva che non sono affatto calate. No, io guardo, io quei dati del 2014 relativi a tutte le regioni, posso dirle che il Veneto è la regione che presenta un valore, per quello che riguarda le vaccinazioni dell'obbligo parlo, un valore che non è basso, però siamo scesi dal 95, 96, 97%, valore molto alto che aveva il Veneto, delle vaccinazioni, al 91%. Quindi è calato. È calato, certo. In tutta Italia è calato, 4 punti. In tutta Italia, non solo in Veneto. No, io sto dicendo da dove partiva, se partiva dal 95 arrivava no, però partito. Lei sosteneva che nonostante la revoca dell'obbligatorietà in realtà non fossero calate le vaccinazioni. Sì, ma non sono calate per la revoca dell'obbligatorietà, sono calate perché in tutta Europa sono calate. Cioè, anche se in Veneto è 91, è partito da 95 nel 2012, è quasi però 4 sono punti. Calate. Sì, sono calate, diciamo che sono calate qualche punto, sono calate di un paio di punti in più rispetto, non tantissimo, non tantissimo, rispetto ad altre regioni, ecco, italiane, dove ancora l'obbligo. Non che fosse importante, solo che io ho i dati qui del 2014 riportati dalla per quello che riguarda la regione Marche, ecco, ad esempio, ecco, io volevo puntualizzare solamente alcune cose prima di lasciare proprio la parola a voi, ecco, che per quello che riguarda, e qui riportava bene giustamente la collega pediatra, per l'MPR della regione Marche, dato 2014, siamo all'81,4%, peggio di noi sono solamente la provincia di Bolzano, che storicamente è una zona dove la vaccinazione credo addirittura non arrivi nemmeno al 70%, ecco, e dove abbiamo avuto il secondo caso letale delle nostre zone per meningite, che io mi ricordo in un bambino, ecco, una bambina portata di Fano, portata, come ho fatto io con i miei figli in Trentino Alto Adige a passare qualche mese, che ha avuto una febbre elevata, parliamo di almeno 10 anni fa, ecco, magari quel medico interpellato non ha dato garanzie di aver preso bene, eccetera, erano preoccupati questi genitori e in qualche modo hanno deciso di rientrare bruscamente, essendo la bambina molto piccola. Questa bambina è entrata in coma a Rimini, sono uscita all'autostrada, ma la bambina è morta all'arrivo in ospedale, era una meningite contratta là, quindi, ed eravamo nel periodo estivo, un periodo abbastanza anomalo, perché noi nel periodo estivo non vediamo fondamentalmente quasi mai meningiti batteriche, o perlomeno le vediamo assai di rado, ma vediamo ben più meningiti virali, che peraltro hanno un andamento ben diverso, ben più benigno, ecco, rispetto alle forme batteriche, che le vediamo soprattutto nel periodo invernale, magari ecco, all'inizio anche dei primi mesi della primavera. L'anno scorso il bimbo di Orciano di 10 anni che è deceduto era più o meno in questo periodo, tra febbraio e marzo, se non vado errato. Ecco. Dopodiché, ecco, ripeto, per quello che riguarda la vaccinazione antipneumococcica, a cui faceva pure riferimento la dottoressa Mencoboni, siamo all'86%, qui siamo più buona compagnia, perché assieme a noi i valori, diciamo, no, ecco, come il nostro, sono peggio, l'hanno anche la regione, oltre alla regione Veneto, la regione Lombardia, la regione
Piemonte, anzi mi scuso, la regione Abruzzo, la provincia di Bolzano, ancora una volta, ecco, la Valle d'Aosta, ecco. Per quello che riguarda la vaccinazione contro il meningococco C, siamo scesi al 76,6%, parlo sempre di regione Marche. Peggio delle Marche, la provincia di Bolzano, ancora una volta, Abruzzo, Calabria e Sicilia. Ecco. Cosa volevo dire con questi pochi dati fondamentalmente che vi ho dato? Che alcune vaccinazioni che non sono quelle di cui stavamo parlando in questo momento, vale a dire la vaccinazione per il quale comunque siamo al di sopra ancora, fortunatamente, del 90%, e sono contenute tutte nell'esavalente di cui si parlava, unitamente alla vaccinazione antipertosse e alla vaccinazione anti-hemophilus B, hanno registrato un calo importante che, come diceva appunto la collega, ecco, fanno ottenere un possibile ritorno epidemico di queste malattie. Anzi, diciamo che in maniera più o meno strisciante già abbiamo notato negli anni scorsi un aumento importante di casi. Vedete, io non sono qua per, come dire, no? Ecco, fare ecco, del terrorismo o altro, però io ho già nelle mani i dati delle complicanze che queste malattie hanno indotte, perché io ho già avuto a che fare con tre persone che hanno perso quasi totalmente l'udito a causa di un morbillo negli ultimi tempi. Una signora stessa si è presentata, ecco, e mi ha riferito questo. Io non ho parlato con la persona interessata, ma ho visto una persona che può avere, non so, avuto l'età del signore che laggiù vedo con la barba, ad esempio, ecco, che si è venuta a vaccinare perché il cognato, pur avuto una lesione dell'acustico, causa un morbillo. Non essendo lui vaccinato e non avendo avuto il morbillo, ho detto: dottore, mi posso vaccinare? Non voglio fare la fine di mio cognato, perché mia moglie è stato un bambino e io non sono vaccinato per il morbillo, né ho avuto il morbillo da quello che mi risulta. Ecco. Dopodiché vi potrei accennare di due casi di parotite importanti con conseguente pancreatite e anche ecco, massiccia, ecco, in forma massiccia di pancreatite e una addirittura anche di una persona che conosco e che lavora anche nel nostro ambito con anche un quadro ecco, diabetico conseguente. In più, per quello che riguarda l'HPV, ragazze negli ultimi anni, parlo forse di non più di 2-3 anni fa, nel nostro comune di Fano mi sono state segnalate come ecco, purtroppo soggette alle conseguenze del papillomavirus, due ragazze di 18 anni iconizzate per un carcinoma in situ, una di 22 isterectomizzata. Io ho vaccinato l'amica di 24, spaventata a morte per questa situazione, si è venuta a vaccinare nonostante che era sposata con figli ed era, poteva fare la vaccinazione. La regione toscana la pratica, addirittura parlavo col collega Tomasi del Dipartimento di Prevenzione di Lucca, mi dice: noi le facciamo fare, non c'è un limite d'età, per cui se si vogliono vaccinare le donne possono vaccinare con un ticket fino a 35-40 anni. Noi siamo fermi come regione Marche, come servizio pubblico intendo ovviamente, al 26esimo anno di età. Ecco. Questo per dire che il tumore... Sì. Scusa se ti interrompo, però da oncologo è bene che si ricordi anche questo, perché abbiamo parlato dell'HPV come alcuni ceppi dell'HPV come causa del tumore della cervice uterina, ma io da oncologo vi testimonio che stanno aumentando di molto i casi di tumore delle neoplasie del cavo orale, della tonsilla, dell'orofaringe legati all'HPV, in particolare del ceppo 16. Chiaramente questo legato alle diverse abitudini sessuali che negli ultimi decenni stanno cambiando. E quindi in realtà, mentre prima il tumore del cavo orale era tipico dell'alcolizzato, del fumatore, e non esisteva altro tipo di soggetto che fosse portatore di quella malattia, oggigiorno li vediamo giovani, uomini e donne, che non fumano, che non bevono, ma hanno questo tipo di tumore che è non sempre guaribile purtroppo. Sì, ed è per questo che noi abbiamo iniziato a praticare il vaccino quadrivalente anche nei ragazzi maschi. Fino a poco tempo fa non era utilizzato in Italia, adesso lo stiamo utilizzando e può essere fatto con un pagamento ticket proprio per questo tipo di lesioni neoplastiche. Io ovviamente mi stavo riferendo al bivalente, quello che viene utilizzato e che contiene i serotipi 16-18, prevalentemente per quello che riguarda la prevenzione delle lesioni, ecco, diciamo,
degenerative ed eventualmente precancerose del colo dell'utero. E quello che soprattutto volevo sottolineare, e sottolineare un giorno ad una mamma che non mi sapeva spiegare perché non aveva vaccinato la propria figlia per mi stava portando la figlia a fare il richiamo dell'antitetanica, antidifterico, tetanica per tossica, antipolio, anche che adesso aggiungiamo nuovamente con la tetravalente, vista la situazione che appunto elencava prima la dottoressa Necoboni, 10 focolai esportatori nel mondo di polio, non più 5 come poco tempo fa, quindi la situazione è veramente preoccupante. Faceva riferimento alla situazione siriana, io ho potuto parlare con un collega siriano il quale era molto afflitto da questa situazione, 30 bambini ammalati di polio flaccida, no? Di paralisi flaccida, scusate, per polio, e ha detto io ho pena per il mio paese, nel senso che non, il mio paese è un paese dove possiamo pensare c'era un dittatore, quello che voleva, c'è ancora questo dittatore, però in ogni caso era un paese dove non esisteva, si vaccinava, ora c'era un metà paese, anche se adesso la situazione sta cambiando, evolvendo, ecco, però dove non si vaccinava più. Ecco. Quindi questo ha portato anche a tutta una serie di misure di precauzione e di attenzione nei confronti dei migranti, e io ne so qualcosa perché sono chiamato anche io ad intervenire, ecco, per una valutazione medica e anche una vaccinazione dei migranti che di volta in volta vengono inseriti nei centri di accoglienza. Per quello che riguarda il discorso, ecco, che stavo facendo appunto a questa mamma che rinnovava appunto la vaccinazione contro polio, difterite, tetano per tosse, alla ragazza di 15 anni gli ho chiesto perché non aveva risposto alla nostra chiamata di un vaccino importante, gratuito, eccetera. Non mi ha saputo rispondere, ma perché è piccola, di qua, su, giù, me l'avete chiamata che aveva 11-12 anni. Gli ho detto, ma signora, ma lei ci ha chiesto il motivo per cui non l'abbiamo chiamata a 15 anni, a 11 anni, il motivo, il perché, ha parlato con il suo medico, no? No, no, io dopo sono abbastanza brusco, gli ho detto, signora, dico, lei faccia un lavoro, noi parliamo contro un cancro, va bene? Questo è un vaccino contro un cancro, che si è, ecco, penso che confermerà con questa cosa anche il dottor Imperatori, che si sta manifestando oggi rispetto a quanto studiato io, penso anche ai partori, ma io sono anche più grande di lui, ecco, molto più in età molto più precoce rispetto al passato. Mentre prima lo osservavamo, e i testi ci dicevano questo, anche i nostri insegnanti, ecco, ci dicevano che, ecco, un numero, ecco, di un certo tipo li osservavamo già, ecco, a partire nelle ultra trentenni, ultra quarantenni, oggi al contrario vediamo l'incidenza di questa malattia. Se no questa ginecologa non mi avrebbe chiamato così preoccupata dicendomi io ho avuto questi 3 casi, ecco, e voglio dire come va la vaccinazione, perché sono allarmata, no? Ecco, ho detto va bene, perché nel senso che noi siamo, abbiamo una risposta che è attorno all'80%, potrebbe andare meglio. Potremmo andare meglio perché ovviamente, ecco, noi siamo ormai nel versante, ecco, delle vaccinazioni non solo antinfettive ma appunto antitumorali, ecco. E altri vaccini antitumorali sono in via di sperimentazione. Quindi come io ho detto queste parole un pochettino, un po' non in maniera diciamo, no? Ecco, però un po' brusche a questa mamma, e la figlia ha guardato con gli occhi abbastanza allampanati, come si vuol dire, la mamma ha preso subito l'appuntamento, quindi la mamma, cioè, ha rinunciato o ha posticipato questa vaccinazione senza nemmeno mai sapere perché, senza una motivazione valida, perché come io gli ho detto, signora, la situazione è questa, dico, ci pensi, è andata a fare la vaccinazione e ha subito prenotato il vaccino. Ma detto questo, ecco, bene, meglio così, meglio che ci abbia ripensato, ovviamente, ecco, però ecco, questo per dire che delle volte non ci sono nemmeno delle motivazioni, perché questa non è, perché se avesse detto che era, non so, non credevi in questa vaccinazione, non lo so, non mi ha saputo dare una motivazione. Ecco. Allora, detto questo, e mi fermo perché mi piacerebbe, ecco, sentire dei vostri quesiti, ecco, è un fenomeno, ecco, voglio dire, ecco, quello del calo delle vaccinazioni è un fenomeno che ovviamente non capisco. Una volta c'era una famosa Monica Vitti, artista, che purtroppo la vediamo adesso molto malata, non la vediamo più, che diceva, io non capisco la gente che non ci piacciono i gatti, no? La famosa sua, ecco, sketch, io non capisco la gente che non ci piacciono le vaccinazioni. L'anno in cui ha dimostrato era il mio anno, 1964, io ho fatto la vaccinazione antipolio con il polio 7,
Mia mamma alla scuola elementare, mia mamma praticamente mi raccontava che era terrorizzata, avevamo casi che giravano, e io ho dei coetanei poliomielitici, ecco, e pregava che arrivasse presto questo vaccino. Ecco. Ora, è un vaccino che può aver creato qualche problema, ma poi se vogliamo, fondamentalmente forse anche il vaccino che ha determinato, eliminando un virus vivo nell'ambiente, una competizione con il virus selvaggio, che quindi di fatto ha dato una batosta non indifferente alla percentuale dei casi di polio, perché questo è il vaccino che fondamentalmente secondo me ha determinato la svolta, non il vaccino di Solo, ma il vaccino di Semi, perché il virus vivo attenuato che con le feci veniva reintrodotto nell'ambiente entrava in competizione con il virus selvaggio, e questo ha determinato un progressivo diradamento della presenza del virus selvaggio. Dopodiché abbiamo visto che in alcuni casi, ecco, era più opportuno utilizzare il sole che il vaccino inattivato. Ecco. Si è passato ad una fase sperimentale dove praticavamo due dosi di Solc e poi due di Semi, e poi è arrivato Circhia, tutto ha detto tutto Solc e basta, nonostante che con questo uso misto non avessimo avuto più nessun problema. No? Ecco. Ma già si cominciava a contestare l'uso dell'esavalente, per cui ecco, che creava problemi, quindi ecco, basta. Ecco. E di altri vaccini, ecco. Detto questo, il Solc oggi lo ripetiamo anche a 15 anni, come vi dicevo, somministrando quindi questa quinta dose, che tra l'altro è richiesta a molti ragazzi, ecco, che vanno fuori, ecco, perché vedete, coloro che non hanno un curriculum vaccinale a posto, oggi non sono cittadini, io dico a qualche volta, non sono cittadini del mondo, non vanno da nessuna parte. Negli altri paesi si vaccina molto più che nel nostro paese. Per cui questa signorina che vi ho detto che è stata nello Yunnan e che ci starà 6 mesi in Cina, va bene, ha dovuto fare altre 6 vaccinazioni, se no non partiva. Ha dovuto fare la vaccinazione antimicrococcica, tetravalente, ha dovuto fare 2 dosi di epatite A, ha dovuto rifare altre vaccinazioni che mancavano, non lo so, è una mia, è una coetanea di un mio figlio di 18 anni, stessa trafila, non si va da nessuna parte. Noi siamo avuto 2 segnalazioni dall'OMS per il calo delle coperture vaccinali. Ho dovuto persino assistere ad uno scontro tra una mamma ed una figlia, la mamma ha portato la figlia 17 anni nell'ambulatorio per vaccinarsi, o meglio per adempiere ad una lista di vaccinazioni che gli volevano dagli Stati Uniti d'America, o se ben ricordo, mi sembra uno Stato degli Stati Uniti d'America. Questa era una ragazza non vaccinata, non ha fatto nessun vaccino. Io la conosco anche, ho detto scusa, l'ha detto Fede, hai detto quella situazione? Ha dovuto rinunciare ad una borsa di studio, dopodiché io ho sentito la figlia che litigava con la mamma dicendo ma te tua madre sta vaccinando? Sì. Ho avuto dei problemi? No. Ti hanno salvato da mal di sì. Perché a me non mi vaccino adesso? Io non posso nemmeno spostarmi, uscire, andare a fare questa borsa di studio gratuita. Ecco. Assisto anche a queste situazioni, tant'è che io adesso ho proposto di richiamare le ragazze 18enni, a quel punto potranno decidere loro, perché ormai io ho delle ragazze del 96-97 che non sono vaccinate, quindi sono praticamente maggiorenni, possono decidere loro. Ecco. Io mi fermo qua perché non voglio andare oltre, però vorrei rispondere magari a delle vostre domande. Ecco. Allora chiamo i relatori quassù, se possibile. Così se qualcuno ha delle domande da porre ai vari relatori, apriamo un attimo il confronto. Se avete dubbi di qualsiasi genere, non abbiate nessun timore a esprimerli, perché siamo qui apposta. Però mi faccio avanti io con una domanda in alto, così si vede meglio. Con un piccolo preambolo. Io ho un bambino di 2 anni e 3 mesi e ancora non abbiamo deciso di vaccinarlo. Innanzitutto perché volevamo evitare gli eventuali problemi, magari dovuti alla febbre, se ci fosse la febbre. Quindi in maniera diciamo ipocrita, se la prima vaccinazione, l'esavalente, serve come barriera
per il ripristino delle epidemie eventuali. Quindi diciamo in maniera ipocrita, magari dico mio figlio invece che far parte della barriera costituita, no, dalla vaccinazione di gregge, si fa proteggere, no, da questa barriera invece che farne parte, magari ritenendo forse più importanti le vaccinazioni seguenti come la tetravalente per esempio. E anche perché, no, la società civile, la chiamo società civile proprio per distinguerla dalla comunità dei medici, dalla comunità scientifica, si fa condizionare dall'ambiente, come abbiamo detto, quindi da libri, da Facebook, quindi uno cammina in libreria, la fonte dell'eventuale dubbio sulla vaccinazione può venire da uno scrittore, per esempio, con il libro che medico, non medico, non mi sono informato, che dice: perché mi sono vaccinato io, perché ho vaccinato i miei figli, ma non vaccinerò i miei nipoti. Oppure le discussioni, no, davanti alla tazza di tè, in cui si dice: no, mio figlio ha avuto le convulsioni, quindi il terzo figlio per ora decide di non vaccinarlo. Allora, immersi in questo mare magnum di informazioni giusto o sbagliato, in un attimo cerca di, diciamo, magari perlomeno nel mio caso, bypassare la vaccinazione esavalente per evitare queste noie. Quindi ripeto, mio figlio viene protetto dalla barriera della vaccinazione di gregge senza farne parte. Quindi ecco, la mia domanda era, dato che io non sono refrattario, non voglio che mio figlio sia refrattario ai vaccini a vita, prima o poi lo sottoporremo ai vaccini, per esempio contro il morbillo, volevo sapere se c'era un criterio nelle vaccinazioni una volta che uno decide di somministrare al proprio figlio. Allora, io vorrei dirle intanto questo, che è giusto fare la vaccinazione antimorbillo, eccetera, però è ancora più giusto che suo figlio incominci, se lei ha deciso di cominciare, da quelle che chiamiamo obbligatorie, cioè perché il tetano, la difterite, la poliomielite e l'epatite B, che sono quelle obbligatorie, lasciamo stare la pertosse, l'emophilus esiste anche da solo, quindi può decidere se farlo o meno, ma queste obbligatorie, se io fossi in lei, io comincerei da queste, anche se il bambino... anche a 3 anni, perché, mi scusi, perché è vero che c'è l'immunità di gregge, ma come lei ha appena visto, l'abbiamo detto io, l'ha detto anche il dottor Monaldi, questa immunità di gregge c'è ancora, perché siamo ancora superiori ai 90, ma se si continua questa discesa, suo figlio non sarà più coperto. Esatto, io mi sono ipocrita. No, io non dico che lei è ipocrita, ha fatto una scelta. Lo faccio proteggere senza che lui faccia parte di questa immunità di gregge. Però, ecco, lei parla così. Per esempio, c'è invece qualche altro genitore che dice: mio figlio non può essere vaccinato perché ha una malattia X, per cui io non gli posso fare i vaccini. Sono poche queste malattie, ma ne esistono. Allora, perché mio figlio deve rischiare di andare in un asilo, in una scuola materna, dove io so che ci sono persone non immunizzate, tipo suo figlio, che si possono quindi ammalare di polio, ammalare di tetano, tetano no perché non si trasmette, di difterite, di qualsiasi altra patologia, e la può trasmettere a mio figlio? Allora, anche lui potrebbe dire: mio figlio vive dell'immunità di gregge, perché lui purtroppo non le può fare le vaccinazioni, non è stata una scelta del papà, dice io non le voglio fare. No, il bambino ha una patologia per cui non può fare le vaccinazioni. Ripeto, sono molto poche, però ne esistono. Allora, tornando al discorso, lei si è definito ipocrita, ma io non dico che lei è un ipocrita, io dico che lei ha ragionato in un certo modo che fino ad ora ha permesso al bambino di non ammalarsi di queste patologie, perché la copertura vaccinale comunque pediatrica nelle Marche è stata sufficiente a non fare circolare questi virus. Però purtroppo questi virus potrebbero cominciare a circolare, perché
abbiamo molti migranti, abbiamo figli di migranti che non sappiamo se sono, se non sono vaccinati, perché il controllo non può essere puntuale su tutti quanti, anche se c'è un servizio vaccinatorio molto ferrato e molto attento, però purtroppo può sfuggire. Allora ci può essere il caso di una polio che arriva dalla Siria, che arriva dall'Albania, che arriva da un focolaio epidemico. Perciò se noi in Italia li vacciniamo tutti, e io, se fossi il papà di suo figlio, cioè se fossi lei, io incomincerei da queste e poi andrei avanti con le altre. Lei basta che si rivolga al centro vaccinatorio e loro le trovano la soluzione. Ah, perfetto. Quindi sì, eventualmente le vaccinazioni sono. Non è così, dottor Monaldi? Dopo 3 anni l'esavalente non può essere applicato, no, sì, dovrà spezzarle. Come abbiamo detto prima, farà 4, le 4 obbligatorie, poi la pertosse può farla, può non farla, insomma, perché quella davvero ci serve soprattutto nel bambino molto piccolo, se suo, non so quanti anni ha. Sì, 2 anni e 3 mesi. Beh, 2 anni e 3 mesi, insomma, potrebbe anche fare l'esavalente. 2 anni e 3 mesi potrebbe fare l'esavalente. Dopo non è più dato. Avevo capito, 4 anni. Allora lei potrebbe incominciare a fare il suo calendario vaccinale partendo non da 2 mesi, ma da 2 anni e 3 mesi. E poi fare le altre. Perché molti, per dire, mettono anche sul piatto della bilancia il fattore di rischio, parlando con nel senso che, per dire, il vaccino contro il morbillo, per dire, può portare la febbre in un caso su 10, per esempio, sono dati così, senza fondamento, però magari la complicazione, cioè alla fine la percentuale di rischio del vaccino è equivalente alla percentuale di rischio di complicanze del morbillo. Assolutamente no. Non è così, cioè, c'è un avviso. La complicanza del morbillo, che può essere la meningite, è un caso simile, allora, questa stessa percentuale è la percentuale di complicazione di vaccino. Assolutamente no. Una domanda: se suo figlio si ferisce, lei poi al pronto soccorso fa presente che suo figlio non è vaccinato, giusto? Sì, quindi si troverà un'offerta doppia: immunoglobuline, siero antitetanico e vaccinazione. Nel senso che il soggetto che non è vaccinato o che non è più vaccinato da tanti anni, via un protocollo ministeriale che suggerisce una cosa ben precisa: per precauzione, sì, fare la vaccinazione, ma proteggerlo nel momento, diciamo, per dar tempo all'organismo di produrre anticorpi, di dare, ecco, anche degli anticorpi, dell'immunoglobulina. Quindi si troverà di fronte ad una doppia, tra virgolette, ecco, terapia. Ecco, perché correttamente andrebbe fatto così. Ecco perché io dico ai genitori: attenzione a rinviare troppo la vaccinazione, perché i bambini non a 2 anni e mezzo, ma già a 1 anno, sono soggetti a potersi cadere, ferire, ecco. E quindi c'è questo problema. In più io direi che la pertosse noi non l'abbiamo da sola. Così come ultimamente adesso abbiamo una forte carenza di vaccino antidifterico. Lei il vaccino antidifterico lo potrà solo fare. E la difterite, guardi che non è una malattia rara, eh? È una malattia che nei paesi del nord, nei paesi freddi, parlavo l'altro giorno con un genitore tedesco, ancora hanno degli episodi. Nei paesi scandinavi, dell'Europa dell'Est, l'anno scorso, diceva giustamente, in una zona dove non ci si vaccinava, un bimbo è deceduto per difterite, e noi non abbiamo più il vaccino antidifterico. Al momento sono 2 anni che non abbiamo il vaccino antidifterico da solo da offrirle, ovvero glielo possiamo offrire solo combinato con altri vaccini. Non si solo mettere così in evidenza il peso che l'influenza che la società civile subisce già dentro, perché ragione, pienamente ragione. Dove ti giri c'è sempre un'attacca, per esempio nella piramide della salute, no? Dell'alimentazione, che mette al vertice, no, la base, l'attività fisica e l'acqua, lì non ci sono pareri divergenti, cioè sono tutti pareri convergenti, nessuno ti verrà a divulgare la notizia che per vivere 100 anni tutti i giorni salame, vino, quindi lì i pareri sono tutti convergenti, invece quando si parla di vaccini sei un pochino... Ma vede, i pareri divergenti, lei sì, giustamente li vede su internet, ma li vede da persone che non sono ben preparate. No, ma neanche su internet. Cioè, voglio dire, se lei va da... Io non so adesso chi è il pediatra di riferimento, ecco, però se lei va dal suo pediatra,
da noi, no, dottoressa Ancona, cioè una persona che è informatica, ha studiato, e voglio dire, ecco, cioè voglio dire, non può che dare delle informazioni che la mettono in grado di scegliere. Poi chiaramente sarà solo una scelta, come dire, determinata da uno stile di vita o comunque da delle convinzioni particolari, è chiaro che nessuno potrà convincerla, ma se lei ha bisogno solamente di informazioni valide, adeguate, è sufficiente che lei, ha visto i siti che io ne ho ricordato, vaccinarsi della società di pediatria, cioè dove lei ritroverà delle argomentazioni valide per poter decidere se non sono sufficienti le nostre e quelle del suo pediatra, ecco. Dopodiché starà a lei sentire, ecco, queste opinioni, oppure sentire le opinioni di chi, ecco, parliamoci chiaramente, fa antiscienza, sì, ecco. Cioè non è che, ecco, perché in linea di massima, ecco, la sera ha parlato, ecco, prima giustamente ha fatto riferimento anche al famoso caso di ancora qualche mamma me ne parla, ovviamente, ecco, di autismo per quello che riguarda il vicino morbillo corto di osservo. Io ricordo ai genitori che l'autismo è stato definito con questa parola attorno agli anni 40. E parliamo dal 38 al 1942, ma era già noto un quadro di questo tipo già nei primi del Novecento, pur non chiamato così. Io dico ai genitori che questo vaccino è stato introdotto dopo gli anni 90. Parliamo di morbillo, parotite rosolia, perché negli anni 70-80 praticavamo prevalentemente la vaccinazione antimorbillosa, non la trivalente, ecco. E quindi sono passati 50 anni e non sono aumentati i casi di autismo, ok? I casi di autismo sono rimasti inalterati, ecco, e non è che sono collegabili, ecco, ad un aumento in relazione all'introduzione della vaccinazione. E in più abbiamo oramai dei dati di neurologi che ci stanno dicendo che il bambino autistico matura la sua situazione già nel primo materno. Già ci sono dei dati, oggi quando fanno le ecografie ai bambini, quando fanno le indagini, ecco, di preconcezionali, si vede chiaramente come c'è uno sviluppo. Ne parlavo con la dottoressa Vera Stupioni, no, della nostra neuropsichiatria, come chiaramente ormai delle indagini dimostrano che un'intervenuta area corticale ha dei problemi di sviluppo già nella vita intrauterina. Ma d'altro canto, quante malattie... Questa è una malattia che può rientrare nell'ambito di queste malattie neuropsichiatriche. Lei pensa che, noi perché dobbiamo anche essere sinceri come medici, lei pensa che ci sia voi pensate che ci sia una malattia psichiatrica che ha una causa e una cura? Personalmente, per dire, non credo, non ho mai creduto nella io ho fatto riferimento, non a lei ovviamente, ho fatto riferimento... Ho fatto riferimento generale perché ancora questa storia gira, però vuol dire, noi non abbiamo oggi, dobbiamo essere onesti, non abbiamo una cura né una causa ben precisa, cioè le cure le abbiamo, scusate, non abbiamo una cura per guarire nessuna malattia psichiatrica. Io quando ero affascinato ne parlai con il professor Volterra a Bologna, dalle malattie psichiatriche, lui mi disse, guarda, abbiamo bisogno di psichiatri, sei benvenuto, ecco, però sappi che devi avere, ecco, una caratteristica fondamentale, quello della tenuta allo stress, alla frustrazione, perché i tuoi pazienti potrai curarli bene grazie alle medicine che abbiamo, ma torneranno sempre, li rivederai sempre. Nel senso che non è cambiato nulla. Vedi, io ho un nipote che è un bipolare, a 15 anni, 16 anni ha manifestato una psicosi bipolare. Quattro psichiatri finalmente ha trovato una cura data da una collega di Trieste. Anzi, a 15 anni, adesso ha 18 anni, ecco. E ne conosciamo la causa? No. Sappiamo come trattarla, ma non tenerla sotto controllo, ma non ne sappiamo la causa. Sappiamo la causa di perché uno matura la schizofrenia? Sappiamo la causa di perché una donna dopo che ha partorito va in depressione e magari butta il bambino dalla finestra? Lo sappiamo? No. Sappiamo la causa della depressione che, ecco, sì, talvolta viene messa in relazione con perdite, ma nessuna di queste comandate, con autismo compreso, non fa eccezione. E così potrei dilungarmi in tutte le altre malattie di cui non conosciamo la causa. E qualche anno fa, si ricorderà che l'autore Comoni, il vaccino all'antipatite B, fu messo da un autore francese in correlazione con la sclerosi multipla. Vita che c'è la sclerosi multipla, ancora oggi l'abbiamo, ecco, può avere degli andamenti diversi, ma non ne conosciamo, non c'entra nulla questo vaccino con la sclerosi multipla. Possiamo dare la colpa come genitore, capisco
Io sono un genitore, io capisco che uno delle volte si debba fare una causa, però ecco è una causa per... Il mio intervento era solo mirato al peso che hanno i mass media su come influenzano, certo. poi ho studiato biologia. Certo. Volevo rispondere solo un attimo alla sua domanda. La complicanza, per esempio, più temibile del morbillo, che è la panencefalite sclerosante subacuta, un'encefalopatia cronica, ha un'incidenza secco per la malattia da 1 a 1000, 1 a 10.000. Se guardiamo la vaccinazione, l'incidenza di questa malattia è 1 su 1 milione di vaccinati, giusto per far capire che, voglio dire, si verifica molto meno frequentemente nei vaccinati che non con la malattia, pur essendo il virus un virus vivo, attenuato. Perché lei aveva detto, sì, no, tra malattia e vaccino, se ci sono le stesse complicanze, no. No, in tutti però i vaccini, non solo per il morbillo. Sì, no, nel senso della frequenza con cui si può verificare la controindicazione del vaccino rispetto alla complicanza della malattia controindicazione. Faccio anche un piccolo commento alla sua bella domanda. C'è uno strano analogia quando si parla di diffidenza, perplessità nel sottoporre il proprio figlio alle vaccinazioni, alla diffidenza che diverse volte capita, io vedo negli occhi dei pazienti, io lavoro in un reparto di oncologia, che devono iniziare un percorso di chemioterapia, di terapia specifica, e anche nel mondo dell'oncologia, se si aprono tutti i versanti, libri, Facebook, media, quello che vogliamo, si vede di tanto e di più, no? E si sente dire che magari quelli del cancro lo curo a modo mio, non la chemioterapia, non l'ormone, non la radio, cioè c'è questa sorta di contrapposizione che, come facevo vedere io prima, è proprio un errore umano, è un'impostazione sbagliata della nostra cultura, dire questo è bianco, questo è nero, questo è giusto, questo è sbagliato, ed è una sofferenza culturale di questo tempo, cioè questa sorta di contrapposizione tra la figura del medico e la sofferenza dei pazienti che non riescono a trovare una risposta da parte dei medici. Vi ricorderete del caso di Bella, in cui, no, ci fu quella sorta di quasi ribellione mediatica e tutti gli oncologi vennero messi sotto accusa. Tutto questo, insomma, per dire in una parola che quello che manca più delle volte, e questi incontri sono veramente benedetti da questo punto di vista, manca il dialogo, la comprensione, il rapporto di fiducia, quella che si chiama in una parola alleanza terapeutica fra il medico e il paziente, perché se noi medici ed il paziente si riesce ad avere una comunicazione serena, scientifica e comprensiva, gran parte delle diffidenze verrebbero meno, che sono più che giustificate, perché tutti noi abbiamo dei figli, tutti noi abbiamo un cuore in mano nel momento che possiamo pensare che questi figli possano avere dei problemi, ma dobbiamo lavorare tanto da questo punto di vista. Ecco, io sono qui, diciamo così, a latere, però anche la stessa medicina cosiddetta integrata, che viene spesso, c'è uno strano parallelismo fra quelli che così cercano di curarsi con la medicina integrata e guarda caso sono anche contrari alle vaccinazioni. Io proprio contrasto e condanno nettamente questo atteggiamento, perché è proprio questo atteggiamento di contrapposizione. Il medico visto lontano dal paziente non deve essere, tu dici, deve essere proprio un dialogo continuo. Altre domande? Allora, la mia paura, una delle tante paure, allora lei diceva basta rivolgersi a persone competenti come voi, come medici, e acquisire questo tipo di conoscenza, ossia che il vaccino è presso a poco sicuro, eccetera. La mia paura è che 10 anni fa si diceva lo stesso e poi dei vaccini sono stati ritirati perché non erano sicuri. E, insomma, anche allora si diceva
bisogna farlo ed è pressappoco sicuro, però in realtà no. Poi questo legato ad altri tipi di paure, per esempio questa cosa di cui non si è parlato, che il vaccino contiene dei metalli pesanti, no? Una volta il mercurio, adesso non so, di temi, questo pure suscita perplessità, insomma. Vabbè, poi tante altre cose, il caso del ministro della sanità che è stato corrotto, no? Questo era un caso giudiziario. Vabbè, però neanche in questo si dice, comunque che lì hanno reso obbligatorio il vaccino per l'epatite B, che poi tra l'altro io francamente non capisco come mia figlia possa, insomma, all'età di 3 mesi, poi 1 anno, 2 anni, incorrere in questa malattia, eccetera, eccetera. E infine il fatto che comunque in Europa il panorama è assai diverso, no? Ogni paese ha la sua procedura e a parità anche di flusso migratorio, per esempio, cioè non necessariamente ci sono 4 vaccini obbligatori in Italia, anche se ci sono molti stranieri che vivono là. Punto. Ma guardi, per quello che riguarda il discorso dei vaccini ritirati, io non ho menzione. Io penso di vaccinare mia figlia, però queste perplessità rimangono forti, insomma. Scusi, lei è vaccinato? A suo tempo? Nell'80, non so esattamente cosa. Ecco, nell'80 era obbligatoria, e perché obbligatoria dal 79 anche l'epatite B. Quindi verosimilmente lei è stato vaccinato per tutte le vaccinazioni di cui prima accennavo. Io onestamente adesso non mi ricordo, ecco, di quali vaccini, cioè sono state cambiate alcune formulazioni per quello che riguarda i vaccini, ma noi vaccini che hanno determinato danni importanti, che sono stati ritirati dal commercio, come è successo per certi farmaci, perché i farmaci, guardate bene, sono sicuri, ma non come i vaccini, non c'è il livello di sicurezza e anche di controllo che viene fatto rispetto ai vaccini. Metalli no, perché molte mamme continuano a scrivermi, continuano a darmi lettere, io ho invitato, come faccio spesso, i genitori e risponderò alle loro domande, una coppia la vedrò la prossima settimana, non vogliono vaccinare i loro figli, mi hanno detto che loro fanno parte di un'associazione che si chiama Comilla, io non c'è nessun problema, uno può anche non vaccinarsi e non dare quattrini a nessuna associazione, non è che non è che nessuno obbliga a vaccinarsi, non è che, ecco, non c'è bisogno di inserirsi in gruppi, cose particolari, ecco, cioè è una scelta, ecco, di fatto, ripeto, rimane questo purtroppo obbligo che io tra l'altro mi auguro che cada, perché per me è un obbligo burocratico, amministrativo che viene meno, ecco, però ecco, ho qualche timore, perché stavo dicendo prima quello che stava accadendo in evento, ma detto questo, ripeto, il Dio versale, no? Ecco, il mercurio, tanto per intenderci, che prima avevamo in tracce e che rimaneva nei vaccini in relazione alla fase di produzione e direi anche di sterilizzazione in un certo senso del vaccino, era ammesso dall'OMS in minima quantità e non c'è stata mai nessuna prova che il mercurio abbia determinato problemi. Guardi che parliamo del metilmercurio, quello che viene eliminato, non del metilmercurio, quello che si può immagazzinare nell'organismo. Ok? E il mercurio che noi ingeriamo con gli alimenti, quando avevamo vaccini con ancora, e ormai sono 10 anni che non esiste più, ma le mamme continuano a scrivermi, copiando sistematicamente, scaricando le stesse lettere da internet, che c'è il mercurio, e gli dico sono parecchi anni che non l'abbiamo più, quindi questo dimostra il fatto che non hanno avuto nemmeno un contatto con il pediatra, perché là vedo il dottor Spadoni, sarebbe in greco, lei, la dottoressa Poruzzini, dire vai, lascia perdere il mercurio, non c'è più da anni, quindi vuol dire troviamo sembra un'altra motivazione per non vaccinare questi bambini, ma non certo quello del mercurio, che non c'è più da anni. E in più io dicevo alle mamme all'epoca, dico ma avete paura del mercurio? Guarda un mercurio che viene eliminato, no? Ecco, per via renale. Ma in più ho detto, pensate voi che avete un'idea di quanto mercurio forse ingerite con alimenti, pesce e quant'altro, altro che le eventuali tracce presenti nei vaccini di 10 anni fa, ecco, che sono stati ora, grazie a tecnologie più moderne, depurati anche di questa sostanza. Certo, rimane la presenza di alluminio che ci serve per potenziare
prima la signora parlava di presentazione dell'antigeno al linfocita che deve rispondere, che deve in qualche modo potenziare la risposta immunitaria. Anche qui io ho lavorato in un servizio dove ho a che fare con soggetti affetti da uremia cronica che avevano valori di alluminemia che erano praticamente stratosferici. Io non ho visto mai nessun problema di encefalopatia d'alluminio, morivano d'altro queste persone semmai, ma non certo per iperalluminemia. Ecco, voglio dire, lì abbiamo piccole, piccolissime potracce che servono per l'efficacia del vaccino. Quindi ecco, ripeto, adesso non so che cosa, ecco, le sue preoccupazioni, ecco, onestamente da che cosa sorgono, però sono preoccupazioni legittime, ma ripeto, perché ovviamente sappiamo benissimo, noi sottoponiamo un bambino sano ad una vaccinazione per prevenire e ci occupiamo e ci preoccupiamo di quello che potrà succedere visto che il bambino è sano. Questo è comprensibilissimo, questo rapporto. Però, ecco, onestamente, se pensiamo, come diceva la collega, alle gravissime conseguenze che potrebbe patire un bambino non vaccinato, ecco, rispetto ai disturbi modesti, il dottore Peratore parlava di iperpiressia, ecco, io oggi la vedo in un bambino ogni 4-5, 5-6, e sono poche linee, proprio perché noi siamo nei vaccini, dico ai genitori questo, siamo nei vaccini del 2000, ed è così, perché il vaccino esavalente è nato nel 2003-2004 e il vaccino antipneumococcico, l'ultimo nato, nel 2010. Non parliamo più dei vaccini del 1964, quelli che ho fatto io, vaiolo, polio, e che mi hanno salvato da queste malattie. Tetano, mi hanno salvato da queste malattie. Non mi sarei salvato da una parotite che mi aveva fatto diventare così, con 40 di febbre e che ha tenuto una pressione a mia mamma per giorni e giorni. Non mi sarei salvato. Come non si è salvato il mio coetaneo dal morbillo, che è tuttora incontro, ma che è affetto da esiti neurologici permanenti conseguenti ad un'encefalite da morbillo. Ma all'epoca purtroppo io e questo mio compagno non potevamo vaccinarci contro il morbillo. Non so se ho reso chiara la cosa. Sì, per rinforzare quello che stava dicendo il dottor Monaldi, questi appunti presi dall'Istituto Superiore di Sanità appunto ci dicono che i vaccini ormai non contengono più il mercurio che c'era era etil, non metil, quindi non oltrepassava comunque la barriera ematoencefalica. I sali di alluminio invece ci servono, sono in tracce, ma se noi pensiamo che questi sali di alluminio sono contenuti nell'ordine di milligrammi e che l'alluminio c'è anche nel latte materno, quindi e anche in alcuni cibi che mangiamo, i sali di alluminio rappresentano una malattia professionale in quei lavoratori che maneggiano sempre oggetti in alluminio e lì sono tossici sui reni, insomma danno insufficienza renale. Anche la formaldeide, che è un altro, chiamiamolo così, agente inattivante per mantenere i vaccini sterili, è in tracce nei vaccini, massimo 0,1 mg e non ha un effetto tossico, perché l'effetto tossico che è stato postulato, che crea un deterrente appunto nelle persone è la denaturazione del DNA di alcune proteine, ma avviene solo se la quantità di formaldeide è esagerata. Tanto è vero che noi respiriamo formaldeide tutti i giorni perché alcuni mobili del nostro appartamento liberano formaldeide, è presente in alcuni cibi, è presente nei vegetali, quindi voglio dire, queste cose che leggiamo tutti sui social, sul network, eccetera, sono cose che vanno a aumentare la paura sociale. Ma se invece noi pensiamo, sì, poi è vero che il ministro è stato, però siamo uomini, pure il ministro, abbiamo visto il cardinale adesso che si è rifatto tutto il tetto, tutta la cosa dei suoi 400 metri quadri con i soldi del bambino Gesù, va bene, insomma, siamo uomini, no? Anche il cardinale è un uomo, speriamo che lo mettano in galera, però non lo so, speriamo. Allora, volevo dire che noi non siamo pro o contro la vaccinazione
così per partito preso. No, perché la vaccinazione è un atto medico che non va solo a preservare il singolo, ma è un atto di preservazione della comunità intera riguardo ad una malattia. Quindi è questo quello che noi dobbiamo capire, non vado a vedere se questo bambino, perché è tuo figlio, la mamma perché è vegetariana, allora non lo so, insomma, o è vegana, allora eccetera. No, è perché se il figlio di quella mamma non è vaccinato, purtroppo si può ammalare, quindi si può ammalare lui, ma può anche contagiare un altro bambino che non è vaccinato, e così si creano le epidemie che a fatica, per esempio per la poliomielite abbiamo cercato di estirpare, e Sevin è stato davvero molto molto bravo, tra l'altro io l'ho conosciuto un mese prima di morire, era un ometto così, ma cioè proprio una, cioè tu ti mettevi lì davanti e lo ascoltavi come se fosse un dio. Però anche il vaccino di Sevin poi è stato cambiato con quello di Salk. Perché? Perché il virus selvaggio non c'era più, quello di Sevin purtroppo ha avuto qualche effetto, perché lo dobbiamo dire, ci sono stati dei casi di polio da vaccino con il vaccino di Sevin, perché quello era un vaccino vivo attenuato, ma che magari in alcune situazioni, in alcuni bambini con un sistema immunologico un pochino più basso, ha potuto dare la polio. Cosa che il vaccino Salk, che vive un po' di rendita ovviamente, perché il virus che gira sicuramente è meno forte, ma se noi abbassiamo la guardia e vacciniamo sempre meno, il virus si renderà selvaggio di nuovo, cioè si renderà più virulento come lo era 20 anni fa o 30 anni fa. Allora, questo argomento delle vaccinazioni purtroppo ha dei controvaccinatori che non si trovano in questa stanza, voglio dire, però ha dei movimenti controvaccinatori che non si basano molto su dei dati scientifici. Come diceva anche il signore lì, abbiamo bevuto un tè insieme, abbiamo detto no, io non l'ho vaccinato, io non lo vaccino, eccetera. Oppure la mamma che non sa perché non ha vaccinato per l'HPV. Quindi bisognerebbe, ecco, cercare di confrontarsi con il proprio medico, con il proprio pediatra, e non solo andare su internet, perché su internet ci sono molti siti spazzatura che dicono tutto e il contrario di tutto, perché non c'è un controllo. Quindi quando voi andate su internet, se non siete dei medici, potete imbattervi su qualsiasi sito che sembra essere un sito di quelli buoni, ma invece poi non lo è. Ed è difficile, e su questo, se avete dei dubbi, dovete, a mio avviso, l'unico modo per chiarirli è parlare con il vostro medico, con gli uffici, con i consultori, con gli uffici di vaccinazione, cioè con le persone che ogni giorno hanno a che fare con questo tipo di problematica, e non fidarvi di quello che dice la vicina di casa o di quello che trovate casualmente scritto sul giornale o su internet. Non so se ho risposto al signore. Una mamma mi ha persino detto, mi rilascio al discorso di internet, che non è che racconto un caso, l'ha avuto lì, è proprio vero, Io ho parlato con una mamma la quale la contattavo per dire se voleva avere un colloquio, che non posso avere la mattina quando ho 60 bambini, perché noi vaccineremo comunque sia tanto, nonostante tutto, la nostra zona è una zona che ancora tiene in parte ancora questo fenomeno, perché io la mattina comincio e non finisco più fino all'1, poi se ho la profilassi internazionale vado avanti fino alle 2, 2:30, ecco, vale a dire i viaggiatori che vanno all'estero. Detto questo, però gli invito il pomeriggio, quando con calma io posso stare anche un'ora, 2 ore con loro, se hanno voglia di una informazione e di fare delle domande sensate, chiaramente, no? Per cercare di tranquillizzarli, dare tutte le informazioni che vogliono, ecco. Ma una mamma che io invitavo
a parlare, mi ha detto no, dottore, non ho bisogno, mi sono fatta la mia commissione, io mi sono, ho detto sapete, allora ne ha parlato a me, no, con il suo pediatra, no, io sono andato a una pediatra, tanto io prendo le informazioni su internet. Io ho detto, signora, come si può prendere una decisione che riguarda la salute, qualunque essa sia, confrontandosi con il computer? Questa è la risposta che è stata. La signora ha acquisito le sue certezze sul computer. Non ha parlato con il pediatra, se è, come dire, sincera, non ha parlato con altri medici, lei si è autoinformata. Quindi, io mi domando chi oggi affida, io stesso che sono un medico, quando se avessi dei problemi, ecco, ovviamente ecco, andrei alla ricerca del migliore ecco, collega che mi può ecco, curare, ecco, dire, ecco, come si può oggi affidare ecco, la propria salute ai dati messi su uno strumento, per quanto importante e meraviglioso sia, senza confrontarsi con lui. Cioè la ritengo una cosa inconcepibile, cioè mi ha dato questa cosa, ma io mi sono rimasto freddato. Io non ho bisogno né di lei né del pediatra. Lì ho le risposte che ho avuto le risposte che volevo. Questo è il discorso. Chiusa la faccenda, dico auguri, ma è posto. Così. Dopodiché ci sono anche quelle mamme che, come dicevo prima, e come ha ribadito anche la collega, non vaccinano, non avendo invece convinzioni. Abbiamo avuto un caso emblematico, non mi ricordo se a San Costanzo o a Mondolfo, di una mamma che non voleva vaccinare. Non aveva grossissime condizioni, però non voleva vaccinare. Però, guarda caso, voleva fare il suo bimbo in un asilo privato, perché c'erano delle brave maestre. Nell'asilo privato cosa abbiamo detto? Signora, questa non è la scuola pubblica, è un asilo privato, abbiamo delle regole. E non è obbligata a stare vaccinando. Se vuole venire deve fare tutte le vaccinazioni, comprese le facoltative. La mamma dopo un mese, evidentemente ci ha pensato, ha fatto tutte le vaccinazioni perché voleva andare da quella maestra in quell'asilo privato. Allora dove sorgeva la convinzione di non vaccinare? Io alla fine del ciclo ho detto a questa mamma, c'era avuto dei problemi? No, infatti mi devo ricredere, ecco, così l'ho potuto mandare anche a questo asilo. Cioè, sono cose che lasciano un po' perplessi, voglio dire, anche a persone che non sono medici, ecco, perché, voglio dire, questa per mandare il bimbo all'asilo privato, dove lei, ecco, in qualche modo, ecco, teneva di metterlo in un ambiente di sua fiducia, ha cambiato completamente idea. Queste sono le cose talvolta che mi lasciano un po' sconcertate, ecco. Non il soggetto che dice io temo le controindicazioni, ho anche paura di una gli effetti collaterali, oppure anche di una febbre elevata, non lo vaccino. Io ho più rispetto, tra virgolette, che sono lo condivido, di una persona di così, che una che dice ho preso le mie convinzioni da internet. Questa non mi sembra un modo molto, molto per qualunque cosa. Altre domande? Sì, è ora di. Bene, ringrazio di nuovo i relatori della serata e vi do appuntamento al prossimo incontro. Come vi ho detto prima, avete sul volantino tutti gli altri, le date dei prossimi incontri. Intanto io vi ricordo solo il prossimo, il 12 di aprile a Fossombrone, alla cripta di Sant'Agostino, parleremo della violenza sulle donne, dal corpo violato al corpo amato, con una psicoterapeuta di biosistemica. Grazie della partecipazione, buona serata.